Buonasera, buonasera, è bello essere qui in un teatro, anche emozionante personalmente. Benvenuti a questa, a questa rassegna ideata e progettata da ritori La Terza. Benvenuti anche a chi ci segue via streaming. Un anno fa, proprio La Terza Ogarà si era eh, svolta prevalentemente solamente proprio su internet. Un anno fa, la pandemia, come sappiamo, ci aveva costretto a questo. Ebbene oggi questa rassegna che comincia e dura questi tre giorni e finirà al Forum Monzani si chiama eh, i protagonisti del possibile la giornata di oggi, l'inventario del possibile la tre giorni che appunto passerà a rassegna quello che è non solo una linea di tendenza del futuro che in questa pandemia, obbligati da questa pandemia, stiamo eh, cercando di tracciare la pandemia ci ha messo davanti a sfide che per molto tempo avevamo accantonato, avevamo anche dimenticato e ci ha messo dinanzi anche a sfide che non hanno precedenti, almeno nel mondo contemporaneo. E quindi oggi cercheremo di capire quali sono i protagonisti di questo, eh, di questo inventario del possibile, i giovani e le donne. Un possibile che da un lato è qualcosa che è già oggi possibile entro i nostri limiti, ma anche qualcosa che è possibilmente oltre, che possiamo immaginare grazie a questi protagonisti e domani grazie anche ai luoghi che andremo in qualche modo a, a vedere di questo possibile. Parleremo di lavoro, parleremo di clima, come sapete il clima tra l'altro è di grande attualità, proprio in questi giorni se ne parla a Gresga, una sfida decisiva per l'umanità, per la generazione presente e naturalmente per le future generazioni. Per le future generazioni. Il digitale, naturalmente il digitale ha, negli ultimi decenni ha avuto un ruolo sempre più importante nelle nostre vite, la pandemia ci ha fatto capire quanto sia importante questo digitale, in positivo, ma delle sfide quelle che pone il digitale anche naturalmente che hanno un'altra faccia e quindi tenteremo di eh, poi andare a capire Cosa vogliono dire questi strumenti di questo possibile che andremo a individuare? La conoscenza, la partecipazione sono da sempre insomma, eh, elementi chiave, ma questa pandemia in questa fase, come vi dicevo, ci ha messo dinanzi a eh, nuove sfide, nuove complessità che solo ora si stanno iniziando a delineare, solo ora stiamo intravedendo di queste potenzialità un possibile sviluppo. Insomma, sfide senza precedenti. Ecco, eh, questo festival eh, è editato e progettato da Editori La Terza e io invito anzitutto per l'inaugurazione, per i saluti, anzitutto Giuliano Barbolini, presidente di Emilia Romagna Teatro Fondazione, teatro nazionale, ricordiamo che anche nell'edizione dell'anno scorso il Teatro Storchi e Ert, eh, Emilia Romagna Teatro Nazionale ci avevano eh, coadiuvato con una regia che anche oggi ci aiuta, Andrea Bortolamasi, assessore alla cultura del comune di Modena, che invito a salire qui sul palco. Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena e Giuseppe La Terza. Grazie, potete prendere anche i microfoni da qui. Eccoci. Allora, partiamo con il presidente Barbolini, prego. Innanzitutto eh, il benvenuto al Teatro Storchi. Eh, chi non è passato da questo spazio nelle ultime settimane si rendeva conto che abbiamo rimesso la capienza piena nel teatro eh, e quindi ci approntiamo insieme con l'avvio della stagione eh, 2021-2022 eh, a rientrare in una dimensione di normalità. Eh, voi sapete che abbiamo attraversato tutti e ne abbiamo piena consapevolezza e abbiamo tanto sofferto eh, quel lungo percorso e quel lungo periodo di, eh, di lockdown che ha impedito al teatro di funzionare per il pubblico, eh, che era la mission e eh, che è la mission di una, di una realtà teatrale. Abbiamo eh, certamente continuato a lavorare sempre nel chiuso dei nostri ambienti, svolgendo una funzione importante dal punto di vista della responsabilità sociale, e cioè facendo lavorare le compagnie e eh, creando occasioni e opportunità, eh, come ci veniva tra l'altro sollecitato dai nostri soci e eh, dal Ministero della Cultura. Eh, e abbiamo anche sperimentato modalità di comunicazione molto diverse, web e altre forme di, di comunicazione ma nulla eh, crea le condizioni di una piena dimensione di relazione e di socialità eh, che non sia appunto lo spazio fisico in cui ci si può incontrare. Certo, va bene anche il collegamento che consente a chi non può essere presente di eh, seguire eh, occasioni importanti di riflessione e, e di approfondimento come quelle che eh, sono proposte in questi tre giorni ma eh, la presenza fisica, il contatto, la possibilità di offrire un'opportunità di riscoperta della relazione è particolarmente preziosa. Naturalmente non dobbiamo pensare che tutto possa diventare rapidamente come era prima e forse non è neanche detto che eh, si ripresenterà come eh, nulla fosse accaduto. Ci sono delle sfide che incombono, ci sono dei cambiamenti. Quanto in profondo ha scavato questo lungo periodo che abbiamo alle spalle rispetto ai comportamenti soggettivi delle persone. Noi stessi siamo pienamente consapevoli che dobbiamo non solo riallacciare il filo del rapporto col nostro pubblico, ma investire per cercare nuove occasioni di coinvolgimento di nuove eh, potenziali eh, protagonisti della vita culturale e eh, della pratica e della frequentazione del mondo e dei luoghi del teatro. Tutto questo per dire che eh, l'iniziativa che presentiamo e che comincia eh, oggi pomeriggio è straordinariamente importante perché coglie un bisogno di riflessione, di approfondimento, di ricerca, di senso e di prospettiva che eh, interroga tutti noi. E quindi credo che sia per, eh, per la Fondazione Erte e Emilia Romagna Teatro un motivo di grande soddisfazione e di responsabilità essere coinvolta e partecipe di questa riflessione. Eh, mi permetto di ringraziare innanzitutto Giuseppe la Terza perché eh, ha ritenuto eh, di coinvolgerci in questo, in questo progetto. Eh, con la Terza, se posso permettermi, esiste una collaborazione che è data da tempo e che noi speriamo possa proseguire ancora più eh, proficuamente. Non posso non ringraziare il Sindaco e l'Assessore Ramasi, il Sindaco Monzarelli, l'Assessore Ramasi, il Comune di Modena, che è socio fondatore necessario di Emilia Romagna Teatro Fondazione, e che oltre a essere però eh, questo, eh, e quindi un perno, è anche un interlocutore sensibile, attento e che ci accompagna nello sforzo che cerchiamo di fare. In realtà, eh, questo è un percorso che ormai si dipana eh, per le vie di Modena da quasi 60 anni oltre i 40 anni di vita di Erte, Emilia Romagna Teatro e Fondazione eh, e che è riuscito a determinare le condizioni che, insieme ad altri, a tanti altri luoghi di eccellenza culturale, eh, anche Emilia Romagna Teatro. È un teatro nazionale, credo, un, 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 un riferimento di eccellenza nel panorama nazionale. E il compito di un teatro nazionale è quello, certamente, di fare bene la parte artistica, ma eh, altrettanto di essere aperto e radicato nelle comunità che abita per contribuire a svolgere una funzione di eh, intellettuale che eh, aiuta la riflessione, l'approfondimento, la formazione del senso civico e del senso di comunità che aiuta a dare risposte o a provare a individuare dei percorsi di risposta a quelli che sono interrogativi che le comunità si pongono specialmente in momenti di questa criticità e di questa importanza. Finisco con due sottolineature. Eh, la prima è che per me questa forma di collaborazione che si sta realizzando e che già abbiamo sperimentato l'anno scorso è un modello esemplare. C'è un'istituzione pubblica, c'è un teatro che ha una fondamentalmente un profilo pubblico, di eh, soggetto pubblico, c'è un editore che si rivolge al pubblico e che è proiettato verso il pubblico, ci sono anche, eh, e non è cosa di poco conto, soggetti privati che concorrono allo sforzo di questa iniziativa di eh, servizio alla comunità e eh, al pubblico. Mi pare un modello esemplare di collaborazione anche per le sfide o i progetti, penso al, eh, ai progetti del new generation uh, you, che eh, ci attendono e su cui dobbiamo sviluppare e promuovere tutte le energie possibili per darvi concretizzazione. Infine visto che siamo in un teatro sotto il cielo del teatro perché il soffitto è questo eh, significa nell'ambito nell dei, dei linguaggi speciali del teatro eh, sotto questo cielo eh, pensiero Sapie, saperi, ehm, cultura, si interfacciano con letteratura e poesia, e che è la parte che compete ai nostri artisti eh, che hanno elaborato e scelto testi che possano dialogare con quelle filiere di approfondimenti. Io spero che da questo mix possa venire davvero un contributo perché anche l'arte. Eh, il teatro aiutino la comunità e la ricerca e il pensiero a specchiarsi nel, in, una, in una consapevolezza della realtà rappresentata e percepita senza cosmesi e con eh, una ricerca di approfondimenti che abbia il coraggio di misurarsi con le sfide che tutti dobbiamo su cui ci interroghiamo e che dovranno comunque individuare dei percorsi di risposte di soluzione e di sviluppo. E in questo senso, se questo succederà, il teatro credo che abbia fatto al meglio la sua funzione di bene comune per la comunità e di servizio all'interesse generale delle, delle, delle città che abita e più complessivamente del Paese. Grazie, grazie allora Presidente Barbolini. Passo la parola ad Andrea Bortolamassi, Assessore alla Cultura del Comune di Modena. Grazie. Si sente, sì. Grazie, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Direi che è una bella emozione ritrovarci un anno dopo su questo palco, con la platea aperta, però, e con la possibilità di tornare a fruire dei luoghi, degli spazi, della cultura in presenza. Noi l'anno scorso, eh, avviavamo la prima edizione di La Terza Gorà in eh, uno dei periodi più complessi della, della pandemia ed essere qui eh, un anno dopo con la possibilità di riaprire il Teatro Storchi, di riaprire il Forum Monzani, mantenendo comunque la possibilità della fruizione online e in streaming anche per ampliare eh, la platea. È da un lato un segnale di speranza e di fiducia nella scienza, perché se siamo qui e se siamo qui di nuovo in presenza lo possiamo al lavoro che gli scienziati, i medici, i sanitari hanno fatto, che ci hanno consegnato uno strumento, lo strumento per sconfiggere la pandemia che è il vaccino, oltre alla responsabilità e alla massiccia adesione della popolazione alla campagna vaccinale. Dall'altro lato però, come diceva giustamente il Presidente, la pandemia ci lascia delle possibilità e delle opportunità diverse e lo streaming, la, fru la fruizione online degli appuntamenti, delle iniziative culturali, della partecipazione culturale mediata da uno schermo è uno dei lasciti più importanti che ci interroga anche su come affrontare i prossimi anni e come affrontare eh, la partecipazione e la fruizione culturale mediata ancora da un device, da uno smartphone o eh, da un touchpad. Dicevo degli interrogativi e delle sfide eh, che sono un po' il tratto distintivo di questo festival, che è un festival che ha eh, l'ambizione di stimolare domande, di stimolare interrogativi e di provare a fornire una cassetta degli attrezzi nuova. Per affrontare le sfide del futuro post pandemico. Lo fa con una contaminazione di saperi amplissima, dagli storici ai sociologi, dai medici agli scienziati, agli scienziati della politica con un dialogo fertile e fecondo con le arti performative e questo credo sia un tratto distintivo e di particolare interesse di questo festival che si svolge, che ha una delle sue sedi, il suo cuore pulsante all'interno di un teatro che rientra e vado a concludere in una strategia più complessiva che come amministrazione abbiamo intrapreso, che può essere riassunta nel claim, nel motto La città dei festival, perché la città di Modena si sta caratterizzando come una città in grado di attrarre, di progettare e di coprogettare iniziative culturali di ampio respiro, che coinvolgono soggetti diversi dal pubblico al privato al privato sociale, con un tratto distintivo quello di una qualità dell'offerta e della partecipazione culturale molto ampia. Vale per il Festival della Filosofia, vale per, Dick, per il Festival del Giornalismo Investigativo, vale per Modena Smart Life, vale per l'appuntamento odierno. E questo credo sia eh, un bellissimo segnale anche di prospettiva per una città che vuole continuare a crescere, ovviamente mantenendo le solide radici del suo passato, presente e futuro nel mondo manifatturiero e industriale, ma anche eh, nella cultura e nella creatività può giocare delle carte importanti. Questo è reso possibile non solo ovviamente per la scelta precisa che ha fatto l'amministrazione, ma per un ecosistema culturale fatto da organizzazioni culturali, associazioni culturali, fondazioni, istituzioni che hanno una grandissima capacità e una grandissima vocazione al dialogo, al fare rete, al fare sistema e che permette la realizzazione appunto di appuntamenti di questo tipo. Grazie ancora per la presenza. Saranno tre giorni molto densi e molto carichi di significato. E credo che lasceranno traccia profonda nella nostra città. Grazie ancora e buon festival a tutti. Grazie, grazie all'assessore Bortolamazzi. La parola al sindaco Muzzarelli. Grazie, buonasera a tutti voi e a tutte voi. È per me un grande piacere darvi ancora il benvenuto a Modena. Un benvenuto e un buon ritorno a partire da Giuseppe Laterza, che ringrazio. Moltissimo che insieme a Emilia Romagna Teatro, insieme a Biper, Banca, stanno portando avanti un processo estremamente importante, soprattutto in questo momento storico. Noi non siamo solo, e eh, lo dico solo tra virgolette, la città di festival, ma siamo anche una grande città di valori, di profondi valori, che in questo momento devono essere rimessi al centro di una strategia di futuro perché solo con quei valori possiamo reagire, ricostruire e rigenerare una comunità così profondamente colpita dal Covid, dopo quasi due anni, dove le disuguaglianze, le difficoltà, i problemi sono aumentati. Noi siamo una comunità molto reattiva, dal terremoto in poi le abbiamo passate tutte. Abbiamo sofferto, ma abbiamo reagito perché qui c'è molta voglia di non far sconti al sudore, di lavorare molto. Ma siamo anche una comunità pretenziosa, vogliamo che le cose funzionino, vogliamo che quei nostri valori diventino un riferimento molto più alto. E allora in questo momento noi abbiamo bisogno di eh, un pensiero lungo. Io dico sempre, ricordo sempre che la nostra comunità ha radici profonde e sguardo lontano e noi oggi dobbiamo aumentare quello sguardo lontano, ma dobbiamo anche allargare il pensiero. Se penso a come dobbiamo sviluppare la nostra città, il piano urbanistico generale che stiamo facendo della nostra città, penso che non possiamo più farlo e non lo stiamo facendo solo con ottimi architetti, con ottimi ingegneri, ma lo stiamo allargando ascoltando i filosofi, i sociologi, per cercare di capire la profondità delle trasformazioni e creare le condizioni che i nostri luoghi diventino nuovi luoghi di comunità, nuovi luoghi di lavoro, nuovi luoghi per i giovani, nuovi luoghi e soprattutto nuove opportunità per integrare, per rafforzare le diversità e per dare valore alle diversità. E quindi il tema straordinario. Che noi stiamo affrontando da sempre sul ruolo della donna. Quindi, noi abbiamo bisogno di, di, tutto, di tutto questo. Abbiamo bisogno quindi di ascoltare, di confrontarci, di cercare di trovare le sintesi delle ragioni, che sono la cosa più complicata per sviluppare poi quell'inventario del possibile che, che può fare la differenza. Perché noi dobbiamo riuscire ad assumere una responsabilità che è quella di fare il massimo per le nostre funzioni. Se a Gresgo non, non assumono una responsabilità più grande, noi facciamo fatica a fare tutto. Ma quel pezzo che è di nostra competenza lo dobbiamo fare fino in fondo e al meglio delle nostre capacità. Lo dobbiamo fare con una larga partecipazione. Noi abbiamo iniziato nuovamente ad aprirci, facciamo assemblee pubbliche, devo dire molto partecipate per fortuna anche, molto belle da un punto di vista del confronto, perché quella è la vera democrazia. E dobbiamo continuare a farlo per cercare di capire tutti che il mondo che vogliamo costruire eh, quella nuova normalità che vogliamo realizzare passa attraverso la coscienza di ognuno di noi, la consapevolezza, ha la consapevolezza anche eh, straordinaria che un vaccino fa la differenza per ripartire, per ricostruire, per rendere una comunità ancora competitiva. Io sono molto contento perché Modena è una delle provincia, è una delle città che sta tirando di più verso l'economia, verso l'ambiente, verso la sostenibilità, con aziende e con pezzi del sistema che si stanno trasformando profondamente. Se penso solo al tema dell'automotive, allo sviluppo straordinario, alla trasformazione in corso dell'automotive, siamo passati in pochi anni dall'auto eh, con il motorescopio a le auto più belle del mondo oggi, con il motore elettrico, che saranno protagonisti a Dubai, eh, penso alla Maserati, tanto per citarne una. Ma non solo questo, l'agricoltura, sempre più sostenibile, con i prodotti di altissima qualità e di gusto straordinario, penso al tema del biomedicale, penso al tema straordinario della cultura, delle nostra città che ha fatto ritornare i turisti, insomma abbiamo tante chance. E le dobbiamo utilizzare al meglio, disegnando il futuro. E quindi io credo che questa contaminazione che Giuseppe la Terza ci ha consegnato come grande opportunità sia davvero un grande valore aggiuntivo rispetto a ciò che abbiamo, no? i nostri festival, le nostre dinamiche, i nostri confronti, insomma, ma dobbiamo aggiungere per allargare, perché alla fine noi dobbiamo avere lo sguardo lontano, allargare il pensiero, ma poi... Assumere la responsabilità di una sintesi più alta nell'interesse della comunità, nell'interesse dei nostri figli e soprattutto nella dinamica di una realtà che vuole davvero camminare insieme verso il futuro, con una comunità aperta e inclusiva, forte e robusta, per non lasciare indietro nessuno e davvero per costruire una modena e spero un paese migliore. Grazie, grazie al sindaco Muzzarelli. Do subito la parola a Giuseppe La Terza. Buonasera e benvenuti. Eh, grazie Andrea. Mi pare che Giuliano Barbolini, Andrea Bortolamasi il sindaco Giancarlo Muzzarelli mi hanno detto cose molto giuste. Io ho un ricordo molto forte, è una cosa che racconto spesso. Era un giorno di settembre del 2005, ero qui al Festival di Filosofia, dove ero già stato nelle passate edizioni, e in una piazza gremita batteva il sole, era il primo pomeriggio, c'era un dialogo tra Bodei e De Crescenzo. A un certo punto un signore prende un giornale e si costruisce un cappelletto di carta, se lo mette in testa, per ripararsi dal sole. E un signore vicino a lui gli dice: Scusi, ma lei è così bravo, me lo farebbe anche per me. Nel giro di pochi minuti, quel signore faceva cappelletti e carta per tutti. E, e mi viene da pensare: non è una cosa banale, è ovvia. Qui c'è qualcosa che ha a che fare con la comunità, no? Io vivo in una grande città come Roma. Meravigliosa città, ma molto faticosa dal punto di vista della costruzione della comunità. E costruire una comunità nelle grandi città, nelle piccole, non è, non è banale. Lì c'era una comunità particolare, per una comunità di persone che erano modenesi, ma anche molti, come sappiamo, che venivano a Modena per qualcosa che li accomunava e che in fondo potevano anche possono anche sentirsi sul web, perché ormai c'è tutto, ma no, loro volevano farlo con gli altri e non solo. Ma come ha detto il sindaco, quando ha detto abbiamo bisogno di pensieri lunghi, eh, venivano ascoltati i filosofi. Quei filosofi loro lo sapevano: non è che gli danno una soluzione per sbarcare il lunario, non è che gli dicevano cosa devi investire in borsa il giorno dopo o qual è il voto migliore per il politico. Gli davano quei valori di cui parlava Muzzarelli. Ecco, io tornando a Roma. Ehm, Quel giorno pensai che forse la terza poteva organizzare anche, mi sarebbe molto piaciuto organizzare degli incontri così, perché in fondo nella missione della casa editrice, dal suo inizio, c'è questa idea di diffondere buone idee, farle diventare senso comune, e non è che questo si possa fare solo con i libri, come sappiamo si fa col teatro, per esempio. E iniziamo a lavorare con un gruppo che è qui oggi a una cosa che si chiama la Terza Gora, che ha prodotto le lezioni di storia, che abbiamo portato all'auditorium a Roma e in tutta Italia, il Festival di Economia e altri incontri e finalmente poi le iniziative che abbiamo fatto insieme. Io sono veramente grato, non lo dico perché sono qui di fronte a voi, non è una frase di circostanza, sono grato a Giuliano Barbolini, a Giancarlo Musserelli, a Andrea Bortolamasi, perché stare qui a Modena, non lo dico in maniera, l'ho detto prima ad Andrea quando ci siamo visti. È la dimostrazione che in questo nostro strano paese, pieno di mille problemi, bellissimo paese, si, sempre, si esalta la, la bellezza, ma la bellezza non vuol dire necessariamente bontà. Dobbiamo anche ricordarci ogni tanto, che la bellezza non produce necessariamente bontà. Qui ci sono tutte e due le cose. Poi a modo non ci saranno anche persone meno buone. Non che dico, però, quello che colpisce venendo qui è una qualità della vita. Che francamente, forse voi vivendoci tutti i giorni ci siete più abituati. Ma francamente, in altre parti d'Italia, il che non ha niente a che vedere con la ricchezza, anche ovviamente, ma non solo. Ecco, poter organizzare questo incontro, come abbiamo fatto quest'anno, eh, dopo l'anno scorso, anch'io sono molto contento che sia qui fisicamente insieme, eh, qui a Modena, con comune con l'Emilia Romagna Teatro, che ringrazio molto, è per noi veramente un'opportunità un di crescita, di imparare insieme. Io ringrazio moltissimo per il loro supporto Biperbanca e l'Enel, eh, che sono i main sponsor dell'iniziativa, e ringrazio per il suo contributo alla Fondazione di Modena e poi i media partner che sono Rai News, e Rai Radio 1 e in particolare se posso ringrazio Andrea Paduano Andrea Gerli e Chiara Paduano che ci raggiungerà stasera che poi, perché già l'anno scorso avevano dato credo un esempio molto buono di come il giornalismo può essere ritmo ma non esaurirsi nel ritmo perché se, se il giornalismo televisivo diventa solo ritmo non funziona e ringrazio poi tutti i nostri relatori che adesso tra pochi secondi che è il vero motivo che siete qui e per ascoltarli sono venuti a Modena e credo che dalle loro riflessioni potremo tutti fare quella cosa che diceva Andrea all'inizio, cioè declinare nelle due maniere le parola parola possibile. Il possibile è ciò che realisticamente esiste e quindi la, la prima cosa che dobbiamo fare è l'analisi, capire, cercare di capire in profondità. Le cose che succedono e ne stanno succedendo talmente tante con cambiamenti così rapidi che in questo momento veramente dobbiamo farla questa analisi. Ma il possibile vuol dire un'altra cosa e non rassegnarci nel bene e nel male. Nel male, dico la cosa più banale del mondo: non rassegnarci ai cambiamenti climatici e, e capire che insieme si possono combattere, da soli, no. Insieme vuol dire non solo. Qui a Modena, o in Italia, ma in tutto il mondo, impresa molto complicata, ma che il covid ci ha insegnato a essere necessaria. E nel bene anche non rassegnarci, perché non è affatto vero che, come qualche volta si sente dire, la tecnologia di per sé risolve i problemi. La tecnologia è uno strumento come tutti. Uno ha una macchina velocissima, può usarla per il bene, ma può anche usarla male e non saperla guidare e fare del male. Quindi, io penso che. Il possibile di cui parleremo in questi giorni ha queste due valenze ed è molto importante che tutte e due le cogliamo e le cogliamo in questa dimensione, appunto, dialogica. Un festival è questo: un festival e tanti festival in Italia, quello di Modena prima di tutto, ma tanti altri, sono stati un'occasione di partecipazione perché credo che le persone vogliono stare insieme, essere comunità e avere anche però quei pensieri lunghi insieme, che sono, credo, molto importanti. Quindi, possiamo, credo. Cominciare grazie a tutti di essere qui. Grazie. Grazie. E allora ringrazio per questa inaugurazione naturalmente il presidente Barbolini, ancora una volta l'assessore Bortolamasi e il sindaco Muzzarelli, naturalmente Giuseppe La Terza. Questo è un teatro, così come nella rassegna di un anno fa il teatro aveva giocato un ruolo fondamentale in quella che era stata la nostra rassegna dell'anno scorso, di grande successo, Il Mondo dopo la fine del mondo, così anche in questi tre giorni il teatro gioca un ruolo importantissimo. Cominciamo. Le belle donne si chiedono dove stia il mio segreto. Io non sono attraente, né ho misure da modella, ma quando comincio a raccontare, pensano che io stia dicendo bugie. Io dico, è nell'estensione delle mie braccia, nelle curve dei miei fianchi, nell'andatura del mio passo, nel ricciolo delle mie labbra. Sono una donna fenomenale. Una donna fenomenale, questa sono io. Io entro in una stanza tanto disinvolta come piace a voi e agli uomini. I compagni rimangono fermi o cadono in ginocchio. Poi sciamano intorno a me un alveare di api. Io dico. È il fuoco nei miei occhi e il bagliore nei miei denti, l'ondeggiare del bacino e la gioia, la gioia dei miei passi, sono una donna fenomenale, una donna fenomenale. Questa sono io. Gli uomini stessi si sono chiesti che cosa vedono in me. Ci provano così tanto, ma non possono toccare il mistero che ho dentro. Quando provo a mostrarglielo, Dicono che ancora non riescono a vederlo. Io dico: è nell'arco della mia schiena, nel sole del mio sorriso, nella curva dei miei seni, nella grazia del mio stile. Sono una donna fenomenale. Una donna fenomenale. Questa sono io. Ora voi capite perché proprio non chino il capo. Io non grido né saltello intorno. Io non devo parlare tanto forte. Quando vi vedete passare dovrei rendervi orgogliosi. Io dico eh, nel rumore dei miei tacchi, nella piega dei miei capelli, nel palmo della mia mano, nel bisogno delle mie attenzioni perché io sono una donna fenomenale. Sono una donna fenomenale. Questa sono io. Confusa, solo per un giorno o due, imbarazzata, ma non spaventata, camminando nel mio giardino incontro una ragazza del tutto inaspettata. Fa un cenno ed appaiono foreste. Ogni cosa comincia ad un suo invito. In un tale paese certamente io non sono mai stata. Tu forse vuoi comprare un fiore, ma io non posso venderlo. Se vuoi averlo in prestito finché il narciso disfa il suo berretto giallo sotto la porta del villaggio, finché le api dalle file dei tre fogli ricavano i loro vari vini, d'accordo, io te lo presterò, fino ad allora, non un'ora in più. l'acqua è una grande rana il fiume si scioglie di carità la carità scioglie i vizi l'acqua fiumara scioglie la città dondolante di incuria l'albero piange sottile armonioso di doglie il fiume se ne va lentiginoso per via della brezza che non lo lascia più è una pantera questo fiume brigante non chiede nessuna compagnia L'ombra dei tronchi, duri piedistalli, ombre che vi rammaricate, ombre, fate scherno, indicate che ho perduto le stagioni, lisciati, acqua per l'arrivo del mare, pettinati e sorvegliati, grossolana, morti. Voi camminate lungo le rive a sfiorare le donne, mare. Ti hanno proclamato, sei una grande bestia lumaca, hai la sordità, nel fondo tufo. Mare, mare, hai la gioia e la misericordia con te, sei un fiore trasparente, una forte... tomba. Quando fu che incontrasti il tuo dolore e imparasti a vedere che ogni donna lo tiene ripiegato contro il seno. Quando fu che improvviso, faccia a faccia, il suo viso sfrangiato ti si oppose e fissasti i suoi occhi di corallo? Fu, scrutando la fronte tra le sbarre nell'ombra ristagnante nel cortile. O nei segni di gesso del percorso inventato per il gioco sotto casa, insoluto tracciato di rincorse, snodato nella sera. O nel muto cadere della palla sull'erba nera di pioggia. Come fu? che imparasti a trasmutare quel dolore di donna che le membra contorce in quel bianco calore che dal seno alle spalle ti commuove. Tu cancelli il tremore delle labbra con lacche rosse, con risa. Ma nei silenzi lo si sente gridare nelle dita di quei rami protesi contro i muri notturni che tu ami, nelle lame sferrate nel fogliame, lame aguzze di neon che le tue mani, brevi, mani agitate di ragazzo, tagliano. Ma tu neghi il dolore con merletti. E mi guardi negli occhi dove l'asfalto si scompone in un cielo nero di pece, aperture fugaci su tramonti, per viali inquinati dalla notte ridicono di pianti, smarrimenti, mentre ferma, mi guardi e ti nascondi. E se attenta, Michino sul tuo viso, tu scrolli i capelli sulla fronte per celare al mio amore il tuo spavento. Io sono spaccata. Io sono nel passato prossimo. Io sono sempre cinque minuti fa. Il mio dire è falimentare. Io non sono mai tutta. Mai tutta. Io appartengo all'essere e non lo so dire. Non lo so dire. Io appartengo e non lo so dire. Non lo so dire. Io appartengo all'essere e all'essere e non lo so dire. Io sono senza aggettivi. Io sono senza predicati. Io indebolisco la sintassi, io consumo le parole, io non ho parole pregnanti, io non ho parole cangianti, io non ho parole mutevoli, io non ho parole perturbanti, io non ho abbastanza parole, le parole mi si consumano, io non ho parole che svelino, io non ho parole che, parole che puliscano, io non ho parole che riposino, io non ho mai parole abbastanza, mai abbastanza parole, mai abbastanza parole. O solo parole correnti, o solo parole di serie, o solo parole fallimentari, o solo parole deludenti, o solo parole che mi deludono. Le mie parole mi deludono, sempre mi deludono, sempre, sempre mi deludono, sempre mi mancano. E io non sono mai tutta, mai tutta. Io appartengo all'essere e non lo so dire, non lo so dire, io appartengo e non lo so dire, non lo so dire, io appartengo all'essere, all'essere. E non lo so dire. E allora i protagonisti del possibile, ve lo dicevo poco fa, le donne. Le donne, assieme ai giovani, sono state le categorie più colpite anche dalla pandemia. E come sappiamo, il percorso verso l'emancipazione delle donne è un qualcosa per cui bisogna combattere ogni giorno. In alcuni paesi si va avanti e ci sono anche delle realtà in cui si va indietro. Allora, invito i nostri ospiti Partiamo da Jennifer Guerra, scrittrice e giornalista, che invito qui sul palco. Grazie e buonasera. Linda Laura Sabadini, direttrice Istat e coordinatrice del Women 20, buonasera. Chiara Volpato, professoressa senior di psicologia sociale all'Università Bicocca di Milano, buonasera. In collegamento con noi c'è Simona Sala, direttrice di Rai Giornale Radio e Radio 1. Buonasera, buonasera. buonasera. Eccola, la vediamo. Benissimo, io devo personalmente dire che era prevista con me Chiara Paduano questa sera, e sono solo io, quindi un uomo a moderare un panel sulle donne, ma questo può essere secondo me anche più interessante e stimolante, e anzi. Quindi io partirei da uh, Linda Laura Sabadini per... Uh, chiederle a che punto siamo abbiamo visto c'è stato un G20 avete anche voi portato delle dell istanze a questo G20 eh, come greta dobbiamo dire siamo a livello solo di parole 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 greta Thunberg si riferisce al clima ma per quanto riguarda le donne allora ehm, se dobbiamo parlare di G20 è la prima volta che sono state recepite molte cose, però questo non vuol dire che stiamo avantiissimo, eh? Quindi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto in sostanza. Che cosa è successo? È successo che per la prima volta il G20 ha assunto una roadmap sulla gender equality e in particolare l'ha assunta sulle questioni che riguardano il lavoro. Quantità del lavoro, qualità del lavoro, molestie sul lavoro, ehm, conciliazione dei tempi di vita, condivisione, cioè pagine intere nella declaration dedicate solo a questo. È una cosa che non è mai successa. Questo è avvenuto sulla base di un grosso lavoro che è stato fatto in particolare eh, dall'interministeriale dei ministri del lavoro e interagendo molto e facendo molta pressione su questo fronte. Poi ovviamente ci sono molte altre cose su cui invece siamo molto indietro. Come sappiamo una di queste è la medicina di genere, per fare un esempio, non è passato un approccio che vede al centro la necessità di dare soluzioni, di dotarsi proprio di una strategia che ti permette di far crescere la ricerca su eh, far sperimentazione sui farmaci, sulla cura, sui ehm, vaccini disaggregata per sesso. Pensate che è uscito su Nature, che è una rivista scientifica importantissima, un'analisi. Un su quello che è successo degli studi sul Covid nell'arco del 2020. Bene, nell'arco del 2020 gli studi sul Covid disaggregati per sesso erano solamente il 20% su 4400. Questo vuol dire che non si è analizzato l'impatto differenziato che il Covid ha avuto su uomini e donne. Questo è un problema serissimo, non solo il Covid. È un problema quando si testa un farmaco, un problema perché poi i sintomi delle malattie, ma anche i, la gravità delle stesse malattie a distanza di tempo, sono diversi per gli uomini e le donne. Quello che, però voglio dire, è che questa pandemia a me è piaciuto tantissimo questo titolo che è stato dato: l'inventario del possibile, perché dà un senso, cioè. Il possibile, la sfida, no? Tutto è possibile, la sfida per il domani. Allora, secondo me, è proprio sulla questione delle donne che questo si vede. E cioè, le donne stanno in una situazione molto critica, molto critica a livello decisionale, molto critica a livello di crollo dell'occupazione è inutile che enumero tutti questi aspetti, non solo nel nostro paese, a livello di G20, anche negli altri. Però le donne in questo contesto e sotto la pandemia hanno dimostrato una forza enorme. Sono state loro un baluardo contro contro proprio certo. il, il virus perché il 70% del, eh, nella sanità il 70% il fila, sono so. donne e se andiamo a vedere chi eh, è alla testa anche di tutti i movimenti che ci sono soprattutto sul clima sono tutte ragazze cioè noi abbiamo che le donne sono le più colpite di tutti ma sono la forza di questo paese e del mondo e indistintamente, giovani, adulte, anziane, ognuna nel suo modo sta dimostrando una forza colossale. Allora eh, qua sono due le cose. O si cambia modo di approcciare la politica e si trova una strada per rompere le resistenze culturali che ci sono ad affrontare politiche di genere vere perché ancora non ci siamo su questo fronte oppure l'inventario del possibile diventerà l'inventario dell'impossibile ecco a proposito delle volevo chiedere a Jennifer Guerra eh, proprio la questione economica anche pensiamo ai di divari salari, salariali sono, è una questione centrale insomma per le, in vista dell'emancipazione. Pensiamo anche che eh, in Germania, ad esempio, nonostante il eh, lungo cancellerato di Angela Merkel, nonostante, pensate, in campagna elettorale eh, si diceva: Io sarò la prossima cancelliera, anche proprio dal punto di vista terminologico, ecco, eh, si può pensare ad una Germania ormai in cui le donne hanno una eh, parità, almeno economica. Ecco, non è avvenuto questo in Germania. Ecco, cosa accade in Italia invece? È, quali sono insomma, le politiche che, vengono, che vanno portate avanti per raggiungerla? Eh, sì, eh, diciamo un po', eh, l'ha già detto anche benissimo, sicuramente meglio di me Linda Laura Sabadini, alla fine eh, se noi guardiamo anche a eh, uno strumento come eh, l'indice dell'Istituto europeo per la parità di genere, se si osserva i campi in cui l'Italia è progredita di più negli ultimi dieci anni sono i campi della rappresentanza politica. Eh, anche grazie alle tanto bistartate quote di genere o quote rosa in effetti noi abbiamo raggiunto livelli di rappresentazione politica che non ci sono mai stati in questo paese non sono sufficienti eh, con, con tanti problemi e tante cose da migliorare però effettivamente c'è stato questo grande miglioramento eh, Invece, il livello in cui noi eh, non siamo progrediti affatto, anzi abbiamo mantenuto lo stesso punteggio di dieci anni fa, è proprio la questione occupazionale, la questione economica. E, e questo, secondo me, è molto grave perché. Dieci anni fa si usciva da una crisi economica e quindi si pensava che ci sarebbe stata una, una ripresa, e invece, dieci anni dopo, alle porte di un'altra crisi economica, che è quella chiaramente causata dal Covid, la situazione è rimasta inalterata. E quindi lo scenario eh, da qui eh, ai prossimi anni ci pone su tutta una serie di, eh, di problemi. Eh, possiamo migliorare questo punteggio, possiamo sperare che fra dieci anni il grande salto l'avremo fatto proprio per la questione dell'occupazione oppure, <ride> come io purtroppo temo, eh, andrà sempre peggio. E fra dieci anni ci troveremo a dire che l'Italia è, ulteriormente peggiorata in questo campo in cui noi siamo molto indietro. L'Italia ha la disoccupazione femminile più alta d'Europa e questo è un dato di fatto che secondo me va affrontato anche prima di eh, questioni importantissime e centralissime come la questione del divario retributivo perché è un po' lo specchio poi di tanti altri problemi che eh, le donne in questo paese si ritrovano ad affrontare, eh, banalmente la questione della conciliazione dei tempi eh, di, tra la vita eh, professionale e la vita eh, privata che Sentiamo spesso che no? non sono solo le donne a doversi occupare di questa cosa, non è un tema che deve interessare solo le donne, però è un problema che nella materialità, nella quotidianità, riguarda principalmente le donne. È un tema che non viene affrontato, non viene affrontato a nessuno. Io non vedo nessuno strapparsi i capelli perché non c'è un congedo parentale, eh, un congedo di paternità equivalente a eh, quello eh, di maternità o misure di questo tipo. Quindi effettivamente il, io credo che la questione appunto, eh, lavorativa, anche solo dell'accesso all'opportunità di lavoro, sia la questione primaria di questo Paese. Non possiamo pensare che ci sia semplicemente un, un, un trickle down uh, dalle posizioni di rilievo a uh, poi tutta la popolazione femminile. Io no, non credo che uh, se anche avessimo la... Eh, tanto desiderata pres nuova Presidente della Repubblica, eh, do donna, ehm, effettivamente le cose cambierebbero poi nella vita delle persone. Sicuramente sarebbe un grande, un grande passo dal punto di vista simbolico, culturale, eh, politico, però poi nella vita delle donne cosa cambia? E quindi eh, la questione centrale è questa e lo è anche per... La mia generazione, che è quella che si, si è appena affacciata, si sta affacciando al mondo del lavoro, esce dall'università più preparata dei colleghi maschi, ma fa già più fatica a trovare eh, lavoro e si deve interfacciare poi con tutti quei problemi che eh, sono poi anche culturali. No? Prima parlavamo delle molestie in generale, di come veniamo percepite eh, come, come professioniste. Quindi queste sono secondo me le questioni più importanti e, e più urgenti anche. Certo, a proposito di percezione, volevo chiedere alla professoressa Volpato... Eh, spostando anche il discorso sul piano culturale, insomma, della cultura anche che c'è nel nostro paese. Come giornalista poi mi capita anche, ma anche insomma chiunque si informi eh, legge le notizie, vede i telegiornali, sente la radio e eh, c'è una responsabilità naturalmente dei media, ma c'è anche un substrato culturale che certe volte tende a bollare e a portare il discorso sui classici stereotipi, parliamo di casi di, di violenze, parliamo di casi di abusi, insomma ecco, quello è, è un problema che ancora in Italia è aperto ma quanto si sta rimarginando, quanto si sta migliorando? Beh, la cultura dello stereotipo che eh, vede nella donna un essere soprattutto dedicato eh, alle relazioni, alla cura, un essere capace di calore, ma eh, meno competente, meno capace di forza, di potere, ehm, di assumere un ruolo nel mondo. È una cultura molto antica, no? è una cultura che probabilmente è nata con la nascita dell'agricoltura nel Neolitico e che poi si è diffusa in quasi tutte le società umane. Per cui è qualcosa di molto difficile. Da inclinare, da scrollarsi di dosso, eccetera. Negli ultimi decenni, negli ultimi secoli, molti passi avanti sono stati fatti su questo e eh, tutta la ricerca, anche scientifica, ci dice che non ci sono vere differenze. Eh, dal punto di vista psicologico tra uomo e donna. Però ci sono delle differenze che si sono radicate perché i ruoli che sono stati assegnati a uomini e donne sono stati diversi. No? Alla donna è stato assegnato il ruolo di cura all'interno della dimora domestica, agli uomini è stato assegnato il ruolo invece di lavoro extra domestico. Eh, adesso le cose stanno cambiando. Però il cambiamento è molto lento e sicuramente ci vorrà ancora molto tempo. E poi c'è anche un ulteriore problema, cioè che il cambiamento ha innescato anche quello che viene definito il backlash, cioè ha innescato in una parte della popolazione maschile soprattutto un contrattacco, un tentativo di... Rivincita, no? un tentativo di tornare all'indietro lo vediamo in molte posizioni politiche, lo leggiamo. Questo non è un problema solo italiano. Pensiamo a quello che sta succedendo in Polonia, per esempio, no? in cui si torna indietro rispetto a tutta una serie di diritti che si credevano acquisiti. Eh, C'è anche dal punto di vista culturale un grosso attacco in questo momento eh, a quelle che sono state delle conquiste eh, delle donne negli ultimi, mh, negli ultimi tempi. Però io credo che Alcuni percorsi appunto possibili ci siano. Credo che eh, con tutte le difficoltà che sono state segnalate ci sia un percorso, però credo che si potrebbe anche aprire un discorso eh, rispetto alla pandemia, rispetto a quello che sta succedendo in questo momento. Ehm, che cosa ci ha insegnato in fin dei conti la pandemia e cosa ci sta insegnando la crisi ambientale? Che abbiamo bisogno di pensare diversamente la nostra vita, la, la vita della collettività, la vita sociale. E in questo senso, le donne, se non altro per il ruolo che storicamente hanno avuto, possono portare un pensiero nuovo. E come è stato sottolineato prima, lo stanno facendo. Perché lo stanno facendo nel campo ambientale, perché lo stanno facendo nel campo anche della cura rispetto alla pandemia. Allora, Secondo me, secondo me questa è la scommessa, vedere se ci sarà spazio per questo pensiero e se invece la cosa che, che mi fa più paura è quando percepisco in questo momento che c'è anche invece un tentativo di dire torniamo a come eravamo prima. No, non dobbiamo tornare a come eravamo prima, dobbiamo usare quest'occasione per cambiare, per fare qualcosa di diverso, per dare un maggior valore. A, mh, appunto a queste certo. competenze, queste capacità. E di fatti noi abbiamo inserito naturalmente le donne tra i protagonisti appunto, di questo possibile, assieme ai giovani che, eh, di cui parleremo nella prossima, nel prossimo dibattito. Io andrei eh, da Simona Sala, anzitutto come giornalista. Qual è il nostro ruolo? Domanda scontata naturalmente, e quanto sono importanti le parole che vengono utilizzate eh, dai media nella, insomma, nel cercare in qualche modo di raggiungere l'emancipazione femminile, quantomeno non alimentare una situazione, una involuzione. Sì, ehm, dirò una banalità, sono importantissime no? nella, nella, nella poesia della Gualtieri, prima sentivamo l'inadeguatezza delle parole, eh, ci sono delle parole che proprio eh, sono drammatiche se le continuiamo a usare su determinati casi. Vorrei dirti, il ruolo importante eh, nell'ultimo rapporto, il ruolo dei giornalisti, il ruolo di come parliamo, il ruolo degli ospiti che chiamiamo, delle esperte o degli esperti che chiamiamo a commentare certe situazioni, secondo me è fondamentale. Eh, nell'ultimo rapporto del Global Media Monitoring Project, quello dopo la pandemia, si è visto che durante la pandemia, nonostante, come avete detto... Le, eh, Benissimo, oh, lì dal teatro, le donne sono state portanti, sono, sono state portanti in famiglia con i ragazzini in data, ma sono state anche portanti nella sanità e quindi nell'uscita dalla pandemia, comunque nella, nella resistenza contro la pandemia. Ecco, le donne non dico che siano sparite, e ti sto parlando di un, di un report fatto in 116 paesi, ma sono crollate le esperte sui giornali, in tv, meno in radio, non perché io sia direttrice della radio, però questo lo si vede a livello internazionale. Cioè le donne eh, che compaiono come esperte, quindi sono qualificate con un certo lavoro, non le voci prese per strada, piuttosto che le donne che compaiono in quanto parlano di famiglia, eh, situazioni sociali femminicidi molto presenti purtroppo in quanto vittime in quanto uh, vittime di violenza le donne esperte in economia ne, nei temi forti sono chiamate sempre meno diciamo uh, in televisione e sui giornali e questa è una cosa che ci deve far riflettere perché è un passo indietro questa pandemia è stata drammatica lo avete ricordato sia per l'occupazione femminile sia per il fatto che molte donne quando in famiglia dovevano stare con i bambini. Chi lascia il lavoro lo lasciano le donne perché magari sono quelle che hanno eh, lavori più precari. Ecco, questo è veramente un rischio. Io penso che la nostra azione sia importante. Io cerco di. Diciamo, sviluppare per il lavoro che faccio quello che posso nel senso che, come sapete, io ho lanciato questa campagna No Women No Panel. Quindi, non partecipare a convegni, a commissioni, eh, a confronti dove non siano equamente rappresentati uomini e donne. E ripeto, non perché sia un fatto di quota o solo di quota, ma perché la rappresentazione della realtà deve essere reale, deve essere reale e la realtà è composta da uomini e donne. Ed è questa differenza che fa arrivare, non dico la verità, ma a far fare un passetto più avanti verso la verità. Quindi, se questa è, questa è la mia risposta, il nostro ruolo è fondamentale. Eh, vogliamo parlare del racconto dei femminicidi che spesso e volentieri continua a essere fatto dalla parte di lui, lui che ha ucciso, lui che è stato colto da un raptus. Ecco. Noi stiamo cercando di cambiarlo questo racconto e partiamo da lei. Cioè è Elena che aveva 49 anni, che è stata uccisa a martellate. È un concetto molto diverso. Credo che sia importante, eh, vabbè, per le giovani generazioni, a parte Jennifer Guerra che, che insegna a noi determinate cose, quindi questo ci fa ben sperare Però insomma, i ragazzi, le ragazze che... Eh, sentono cambiare questo linguaggio, e secondo me hanno una possibilità in più di avere dei rapporti più corretti fra i sessi. E anche se vedono più esperte in TV, anche se vedono una Presidente della Repubblica donna o una Ministra donna, è vero, non è solo un esempio, è il fatto che comunque tu incameri il concetto che tu puoi fare quel lavoro che tu sei scienziata, che tu sei economista, che tu vai sulla luna, insomma, ecco. Quindi diciamo, siamo realisti e, e, e chiediamo l'impossibile per essere realisti in questo senso, come dicevano nel 68, perché dobbiamo fare l'inventario del possibile, ma anche un po' dell'impossibile, avere una visione anche oltre, eh, secondo me. È proprio così, io volevo tornare da Lina e Lara Sabadini proprio... Citando uh, Simona Sala sulla No Women No Panel, ci sono stati tantissimi, non li cito ovviamente, ma tantissime polemiche su alcune trasmissioni televisive. Eh, e eh, quello che rispondevano gli uomini, gli organizzatori, era: ma noi invitiamo in base alla competenza. Quindi noi non chiaramente se una donna è competente la invitiamo se non è competente eh, preferiamo qualcun altro e quindi questa è quello che eh, la risposta insomma il modo in cui si sono eh, giustificati ecco poi è intervenuto qualcun altro che ha detto sì ma c'è anche una questione di possibilità come diceva proprio eh, Simona Sara di possibilità di come dire arrivare a quel palcoscenico anche insomma che come sappiamo non è, eh, non è alla portata di tutte le donne e Volei, vorrei farle una domanda su questo, ma anche sul stesso discorso sui posti dirigenziali che ci sono nella pubblica amministrazione, pensiamo, o nelle aziende, insomma. Stesso discorso. Allora, se c'è una cosa che non si può dire delle donne, che non abbiano competenze. E soprattutto se c'è una cosa che non si può dire, è che non stiano crescendo la presenza delle donne un po' in tutte le... Competenze, diciamo così. Quindi, questa motivazione che veniva portata era una motivazione che aveva poche basi, perché poi lo sappiamo che le donne in diversi in, in, eh, rispetto alle varie discipline esistono, basta cercarle. Il problema invece a livello dirigenziale è un altro, è assai importante perché è vero quello che diceva Jennifer Guerra prima, è vero che nell'indicatore nell dell'Istituto dell di Genere Europeo risulta che l'Italia migliora sul fronte del potere, però attenzione perché come sempre quando si analizzano gli indicatori bisogna vedere che indicatori scegli. Allora, lì risulta che ti aumentano perché è stato scelto un particolare indicatore, in particolare la presenza in Parlamento delle donne. Abbiamo colto diciamo quella fase in cui con l'ingresso di 5 Stelle massiccio che c'è stato, che ha portato a una presenza femminile più alta e così via, diciamo, abbiamo avuto un po' di crescita. La situazione però complessiva è drammatica. Cioè Laddove si è cresciuti, si è cresciuti come effetto anche di norme antimonopolistiche che sono state prese. Per esempio la presenza delle donne nei CDA è eclatante. Siamo arrivati nel giro di dieci anni da un livello che era sotto il 10% al 40%. Quindi qua è proprio evidentissimo. Però, se noi andiamo a vedere tutto il resto, e quindi se andiamo a vedere i professori ordinari, stiamo al 20, i prima, le primarie, stiamo al 18, e cioè potrei fare una lunga serie, cioè, questo, questo livello, e stiamo così, cioè non si può continuare, e stiamo così, che vuol dire? Un pochino si migliora? Sì ma si migliora un punto, due punti, tre punti in dieci anni. Cioè è un problema serissimo di fondo quello del potere che si deve rompere una volta per tutte. C'è un blocco nel, nell'accesso, che è un blocco duplice, un blocco che viene da come è organizzato anche tutto il mondo del lavoro e come si gestisce il potere, che diventa assolutamente eh, impossibile, non dico impossibile, ma assai difficile per una donna dover gestire per la complessità della vita delle donne e per un... Un modo diverso di vivere degli uomini. Tutta la nostra società a livello di potere è impostata sullo stile di vita maschile e se noi riuscissimo anche a cambiare un po' questo stile di vita maschile e a fare in modo di contaminarlo. Un po' di più ci guadagnerebbero molto di più anche gli uomini, perché ovviamente la loro vita, ma si vede proprio dalle nostre indagini, l'organizzazione dei tempi di vita delle donne e degli uomini, mettendola a confronto proprio sui tempi, quello che viene fuori è che nell'organizzazione dei tempi di vita degli uomini il lavoro è assolutamente prevalente, dominante e guida su tutto. E' è molto gerarchica la strutturazione dei tempi anche nelle fasi della giornata e eh, lavoro e poi tempo libero. L'organizzazione dei tempi delle donne viene fuori che in contemporanea le donne fanno moltissime cose di tipo diverso e che naturalmente il lavoro non ha lo stesso peso che può avere dovendosi combinare anche con il lavoro familiare. Questo però incide in primis non solo sull'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro, perché questo è un problema grosso che abbiamo. Le donne quando hanno un figlio, nel 20 per cento dei casi lasciano il lavoro, se poi riescono a rientrare, se ce la fanno a rientrare, prendono il part time e poi sono costrette a prendere e a scegliere delle professioni che gli garantiscono tipo l'insegnamento eccetera, che gli garantiscono un'organizzazione dei tempi di vita di un, certo, di un certo tipo. Allora qui il problema, come dicevi, a livello dirigenziale è gravissimo è gravissimo perché cioè quando io dico questo 20% è un 20% che riguarda tantissime aree. Poi certo e non a caso se andiamo a vedere eh, la percentuale di ricercatrici donne è superiore al 50%, però gli ordinari siamo al 20% e anche negli associati non si arriva al 50%. Quindi i, i meccanismi che non premiano, tra l'altro, il merito, sono meccanismi che escludono le donne. Allora, il problema è, io. Per molti anni sono stata contraria all'utilizzo di norme, delle cosiddette quote rosa che, che io penso dobbiamo proprio cambiare linguaggio, non, non lo dobbiamo usare, sono stata contraria. Però penso che siccome negli anni con tutta la forza che le donne esprimono non si raggiungono questi risultati, queste norme devono essere assolutamente utilizzate. Naturalmente, temporaneamente, ma assolutamente utilizzate. L'ultima cosa che volevo dire è riferirmi a una parola che hai detto: emancipazione. Allora, non ci vuole emancipazione delle donne. Non è una questione di emancipazione. Allora, no, ci tengo a dirtelo perché? Perché qua il problema non è che dobbiamo, che finalmente si scopre che le donne devono essere incluse. Noi siamo già incluse. Le donne sono già incluse, sono più della metà del paese. Come fanno a non essere incluse? L'inclusione è un termine che si può usare, ma così anche l'emancipazione. L'inclusione è un termine che si può usare per le minoranze, non si deve usare per un soggetto variegato, complesso, eccetera, come quello femminile. Non è questione di inclusione, è questione di empowerment. Empowerment a ampio spettro, non solo nel senso del potere. Per questo ti voglio dire, qui non è che dobbiamo cercare l'emancipazione delle donne, qua dobbiamo cercare di far vivere una società come società libera, democratica, in cui tutti uomini e donne possano realizzarsi per quello che effettivamente desiderano e possano realizzare i loro sogni. Sembra una cosa impossibile, non è impossibile. Basta fare i conti su dove stanno le strozzature, dove stanno i nodi fondamentali che devono essere affrontati una volta per tutte e allora Cominciamo, organizzazione del lavoro, cominciamo a cambiare paradigma di organizzazione del lavoro, organizzazione della società in termini di servizi finalmente che devono esserci, servizi educativi per l'infanzia, servizi di assistenza per gli anziani. Non è più possibile pensare che le donne debbano essere quelle che risolvono i problemi di tutti. No. È venuto il momento di mettere in primo piano i loro desideri. Allora, prometto che non userò più emancipazione, <ride> emancipazione <ride> intendevo dal modello sì, no, di cui parlavamo prima. Io non è prima. che sono no, per no, il no, politically scherzo, correct, scherzo. era solo no, no, no. un modo per dire… Cioè. In questo momento che mi manca Chiara Paduano che sarà qua <ride> con noi domani. Comunque, volevo chiedere a Jennifer Guerra, prima la professoressa ha citato la Polonia. Ecco, la Polonia è un paese che, eh, così come altri paesi dell'est Europa, sta andando in una certa direzione. Eh, non riguarda solo le donne, riguarda anche la comunità LGBT, insomma, ci sono vari discorsi. C'è una certa gioventù che eh, in qualche modo è europeista, è emancipata in questo senso, lo posso dire, è, è, ha comunque certi valori che non rispecchiano quelli di una, eh, di una generazione molto più tradizionalista. Ecco, i giovani oggi. Ritornando al discorso che stiamo facendo e al tema di questo uh, dibattito, insomma, che sentire hanno? Insomma, anche visto che ne sei un esponente? Sì. Allora, ehm, io credo che ci sia, cioè, in, in baso tutto molto sulla mia esperienza, quindi penso sia abbastanza fedele alla realtà. So che è difficile fare delle generalizzazioni, però eh, penso di potermelo permettere, eh, io penso ci sia una grandissima voglia di cambiamento nelle nuove generazioni e una fortissima presa di coscienza anche da parte di eh, non solo di, della mia generazione, io ho 26 anni, ma anche dei quindicenni, di 15 anni, gli studenti e le superiori che hanno voglia di eh, cambiare le cose. E, io ho un po', mi sono fatta un po' una teoria su, su perché c'è cioè questa voglia di cambiamento, e la mia sensazione è che ci sia, eh, ci sia eh, un tale scoraggiamento nei confronti della possibilità che le istituzioni, la politica, i, i potenti possano effettivamente cambiare le cose, che i giovani hanno detto ok, allora facciamo da soli da, e da sole e hanno cominciato da eh, ciò che gli è più vicino nella loro esperienza quotidiana. Perché le ragazze di oggi sono così interessate al femminismo? Non è una cosa scontata, perché ci sono state eh, generazioni precedenti in cui eh, il discorso femminista non aveva nessun tipo di... L'interesse in ragazze così giovani. Invece oggi, eh, se voi aprite Instagram, che è uno dei principali strumenti di anche informazione nel bene e nel male, eh, per la mia generazione, ovunque si parla di femminismo e non è una cosa affatto scontata. Quindi la mia impressione è che eh, ci sia voglia di eh, portare un cambiamento almeno nell'ambito diciamo, nell in cui si sente di avere possibilità di potenza. Non parlo di potere perché è una parola un po' scivolosa, soprattutto quando um, si tratta di uh, queste questioni, ma di poter cambiare le cose, di potenza, quindi di possibilità di immaginarsi qualcosa di diverso. Poi questo non vuol dire che le cause che sono state prese diciamo, a cuore siano... Cause piccole, cioè la, la questione climatica è la questione più grande che ci si possa immaginare no? da risolvere per la sua complessità, per la sua, eh, la, la sua, la sua ampiezza, la sua grandezza, eppure c'è questo impegno fortissimo. Poi non voglio neanche dare un'immagine idealizzata. Prima eh, Chiara Volpato parlava di backlash. Ecco, io vedo anche questo backlash, eh, nel senso che vedo una forte radicalizzazione da parte di alcuni. Eh, una, una parte minoritaria eh, di, eh, di giovani che però dobbiamo assolutamente guardare con grande attenzione. Io mi occupo di femminismo e sono eh, molto attenta al fenomeno del terrorismo misogino. Eh, negli Stati Uniti ci sono stati, e non solo, anche in Canada, più di dieci attacchi compiuti da eh, giovani, giovanissimi, eh, dai 17 ai 25 anni, uomini radicalizzati online che volevano uccidere delle donne in quanto donne e fare delle stragi di donne perché non sopportavano, e questo lo hanno dichiarato in manifesti, in... In appunto community online, quindi non, è, non sono conclusioni che traiamo da, dal perché hanno fatto queste cose, ma lo hanno dichiarato perché non sopportavano che le donne fossero libere, che fossero sessualmente libere, che, eh, che si fossero emancipate, avessero eh, raggiunto appunto una un'autonomia no? rispetto a, a, al maschile. E quindi questi fenomeni io li guardo con grande preoccupazione perché stanno attecchendo anche in Italia. Ci sono stati anche eh, già degli arresti di persone che minacciavano di fare stragi alle manifestazioni femministe. Quindi eh, dobbiamo eh, sì avere fiducia insomma e essere contenti che ci sia questo nuovo impegno per la giustizia sociale da parte di nuove generazioni, però dobbiamo anche tenere d'occhio questi fenomeni di radicalizzazione che eh, io credo non, non ci sia ancora tanta consapevolezza in Italia su questo fenomeno. Quindi eh, ci sono lati positivi ma anche dei lati negativi. No, devo ammettere io radicalizzazione sono questi. Termini naturalmente che utilizziamo per il terrorismo, giustamente si parla di terrorismo anche in questo caso, ma questa portata di questo fenomeno negli Stati Uniti e in Canada, ecco. Confesso di non, non conoscerla. Se, se posso aggiungere certo. un'ultima cosa rapidamente, eh, c'è anche molta, molto dibattito se appunto chiamarlo terrorismo, perché noi siamo abituati a pensare al terrorismo eh, di matrice religiosa. Eh, il Canada, che già nel 1989 ebbe un, una strage simile al Politecnico di Montreal, ha eh, deciso di eh, cominciare a eh, appunto, trattare i casi che sono stati due nel giro di due anni, eh, casi di questo, di questo tipo, con, con l'accusa, col capo d'accusa proprio di terrorismo misogino. Quindi è qualcosa che sta entrando anche, diciamo, eh, nella, sta arrivando all'attenzione poi eh, di chi, appunto, delle organizzazioni che si occupano di sicurezza nazionale. Quindi è proprio una, un termine. Eh, il termine è corretto, eh, ecco estremamente interessante. Poi volevo chiedere al professore Salvatore cosa ne pensa di questo, ma ricordando anche che, eh, ad esempio, negli Stati Uniti il cosiddetto backlash, quindi una risposta eh, estrema da parte di estremisti, avevamo, abbiamo visto quello che è accaduto con eh, il movimento Black Lives Matter, con eh, le reazioni anche dell'estrema destra, di terrorismo di estrema destra contro gli afroamericani. Ricordiamo anche che nel 2008 gli Stati Uniti hanno avuto un presidente afroamericano per la prima volta, dicevamo poco fa appunto anche dell'importanza anche eh, magari ideale, diceva Simona Sala, della, di avere un presidente donna per dire tutti possono arrivarci. Ecco, e però ci sono fenomeni che, che vengono innescati da questo, così radicali. È la storia degli ultimi anni, eh, l'avanzamento diciamo così delle donne in certi campi ha, è corrisposto, diciamo così, eh, ha avuto anche questi aspetti e è corrisposto a queste prese di posizione. Del resto mi verrebbe da dire, adesso non, non so... È, Così è una cosa che mi viene in mente in questo momento. Anche eh, l'avanzata, l'affermazione la, di un presidente afroamericano per due mandati ha provocato poi quello che io definirei un backlash in politica. Cioè anche lì abbiamo avuto poi una reazione no? di un certo tipo. E la, lo stesso fenomeno o un fenomeno analogo sta succedendo eh, anche nei nostri. Eh, per, per il discorso che stiamo facendo per la situazione delle donne. Io credo, come è stato detto, che siano dei fenomeni che non sono maggioritari e non penso che diventeranno maggioritari. Sono sicuramente dei fenomeni però che possono diventare, che possono acquisire anche da noi importanza perché sono dei fenomeni che danno delle risposte. Ehm, assolutamente sbagliate, eh, ha delle percezioni di alcune parti anche importanti della popolazione che sentono di stare perdendo eh, quelli che pensavano fossero dei diritti acquisiti. E qui il discorso è molto complesso perché... Mh, è singolare in un certo senso che la perdita di eh, sicurezza economica, per esempio, no, che è quello che ha contraddistinto per varie fasce della popolazione gli ultimi decenni, eh, la precarietà, per esempio, sul luogo del lavoro, eccetera, trovi delle risposte che non sono delle risposte all'interno del campo economico, all'interno del campo del lavoro, ma che sono delle risposte non so come che vengono veicolate invece che sul campo dei valori. Per cui il fatto di, vi, di sentire che siamo eh, gli uomini bianchi che stanno perdendo la loro centralità no? all'interno di una certa organizzazione sociale, eccetera, invece che eh, provocare una serie di eh, movimenti anche collettivi in questo settore provocano invece dei movimenti collettivi eh, su qualche cosa che sta a lato, che è il riconquistare una parvenza di importanza, di autorità rispetto alle donne, rispetto... Eh, cioè, qui c'è qualcosa secondo me che dobbiamo ancora capire bene, però è qualcosa... Probabilmente anche di molto antico, perché vediamo che succede qui oggi, ma è successo nel passato, sta succedendo in altri paesi. No? Eh, pensiamo a quello che è successo in Medio Oriente, a quello che sta succedendo in Afghanistan, eccetera. Tutta una serie di situazioni di precarietà economica, di precarietà culturale, eccetera, poi trovano come delle rivalse nei confronti delle donne. No? Eh, è come un capro espiatorio in qualche momento la, la situazione eh, della donna e credo che su questo mh, bisognerebbe pensare di più, cioè bisognerebbe anche eh, che, che esercitassimo un po' il nostro pensiero per capire meglio quali sono i meccanismi profondi di, di questo. Ecco, io tornerei da Simona Sala che ringrazio per l'attesa come sappiamo, insomma, essere in collegamento da un lato è il bello, insomma, della tecnologia, dall'altro è anche un po' più faticoso, insomma. E volevo chiedere ah, proprio beh, un commento finale. Tutto... Eh. No, volevo dirti eh, che credo. è molto interessante. Pensavo proprio che poi questi... Questi panel, questi, questi colloqui, questo modo anche di fare pressione, in qualche modo sono importantissimi perché voglio dire, ci sono dei passi avanti che sono stati fatti adesso su determinate leggi che sono state approvate. Non solo quella che deve ancora essere riempita sull'equità salariale, ma anche quella che chiede alle aziende: sono piccoli passi ma molto concreti. Quella che chiede alle aziende di fare un report sulla. Eh, sulla parità o comunque su, su uomini e donne che lavorano in quell'azienda ed è un meccanismo premiale. Questo secondo me mh, è dovuto proprio anche alla pressione che hanno fatto le donne che stanno facendo le donne anche grazie ad appuntamenti come quello di oggi ehm, per cui la politica non può più far finta di niente. Comunque <ride> ti rilascio la parola, scusami. Sì, no, no, no ma abbiamo, abbiamo tempo proprio gli ultimi minuti, volevo chiederti proprio, ecco, poi ancora abbiamo due minuti, ecco, volevo se vuoi andare avanti, ce li abbiamo prima di chiudere. Allora, volevo dirti una cosa sulle competenze. Noi facciamo lo stesso mestiere. Tu dimmi quante volte ti è capitato di ascoltare un uomo e di dire Ma questo, ma perché sono venuta ad ascoltarlo? Ma qual è la sua competenza? Sta dicendo banalità centinaia di volte. Non è questo il problema, il problema è che c'è un sistema di potere che mh, è millenario e che naturalmente favorisce gli uomini, c'è un sistema inerziale, quando tu inviti degli ospiti è più facile dire invito quel direttore, quell'altro direttore, sono pochissime le direttrici, per esempio donne, da un punto di vista editoriale, no? Eh, eh, quindi c'è inerzia, c'è eh, sistema di potere e c'è quello che diceva Linda Laura in Sabatini sul fatto... Che non c'è un welfare, cioè sono le donne stesse che sono welfare, che si fanno welfare, che si fanno cura, perché da millenni hanno questo ruolo. Se non hai un sistema, una società, per esempio la Francia è già molto più avanzata di noi: con eh, congedi parentali, eh, asili nido. È proprio un meccanismo, è una società che non fa rete, per cui alla fine la rete la fanno sempre le donne. Ecco, questo eh, volevo dire. E però ci sono state queste leggi anche ultimamente che secondo me sono importanti perché chiedono a tutte le aziende, anche a quelle piccole, e se le aziende capiscono che è premiale per loro dare opportunità, pari opportunità anche alle donne, questo può essere un meccanismo vincente. Allora, direi che un bel applauso possiamo fare alle nostre ospiti, Jennifer Guerra, Linda Laura Sabadini, Tera Volpato e Simona Sala in collegamento con noi. Direi che le cose dette sono tutte estremamente interessanti, poi personalmente ho imparato anche molto e niente, io vi do appuntamento a tra pochissimo, parliamo di giovani, grazie. Arrivederci a tutti, grazie. Dormi? Non dico, dormi, chiudi gli occhi. Dormi. Dormi. Nel tuo assetto classico sul divano in mutande davanti alla TV accesa la spengo. Nella stanza finalmente silenziosa galleggia la luce mite di un pomeriggio autunnale. Il tuo profilo, ormai al valico dell'età adulta, mi sembra esitante. Come se il bambino che sei stato lo reclamasse ancora per sé. Lo stravacco scomposto del tuo corpo perde evidenza rispetto al tuo viso intatto, ai suoi tratti puliti. Il respiro è leggero, la fronte sgombra, le palpebre lisce e integre, come un libro mai aperto. Ho oh, la nitida sensazione questo, esattamente questo, sia l'ultimo istante della tua infanzia. Scomparirà eh, per poi riapparire sempre più raramente nel corso degli anni quel bagliore infantile che perfino nei vecchi ogni tanto rivela le tracce dell'inizio, ma in questo momento il tuo volto addormentato ha una tale purezza di lineamenti da sembrare mai più eguagliabile e dunque definitiva. Contiene il suo addio agli anni pochi dell'innocenza. Penso a come è stato facile amarti da piccolo, a quanto è difficile continuarlo a fare ora, no? ah. che le nostre stature sono appaiate o meno più o meno la mia voce somiglia alla tua e dunque reclama gli stessi toni e volumi gli ingombri dei corpi eh, sono um, gli stessi eh. l'amore naturale che si porta ai figli bambini e eh, non è un merito non richiede capacità che non siano istintive anche un idiota eh, o oh, un cinico ne è capace cioè, la cagna primipara ed è del tutto inesperta, ma apre coi denti il sacchetto della placenta, lecca il naso dei cuccioli per aiutarli a respirare, lascia che scivolino sul suo ventre e si abbandona al succhio forsennato di sei, otto ladri di vita. E anni dopo. È quando tuo figlio, eh, l'angelo inetto che inetto. ti faceva sentire Dio perché lo nutrivi e lo proteggevi e ti piaceva, ti piaceva crederti potente e buono, si trasforma in un tuo simile, sì. eh, in sì. un uomo sì. eh, o in una donna, donna, insomma in uno come te. È allora che amarlo richiede le virtù che contano. La pazienza la forza d'animo, l'autorevolezza, la severità, la, generosi la generosità, l'esemplarità, troppe, troppe virtù per chi nel frattempo cerca di continuare a vivere. Ecco, chi nel frattempo cerca di continuare a vivere. Ecco, una onesta definizione media dei genitori. Dico quelli della mia generazione, eh, ma più compiutamente e con molti patemi in meno rispetto a noi, anche quelli che ci hanno preceduto, con il forte sospetto, quasi una certezza, che le generazioni precedenti, quanto all'arte di non farsi sopraffare dai figli, fossero molto più attrezzate della nostra. E dunque i giovani, il titolo che vedete, rivoluzione o omologazione, i giovani sono stati chiamati bamboccioni, sono stati chiamati ciusi, eppure li vediamo protagonisti, ad esempio in questi giorni, proprio a proposito di clima, li vediamo protagonisti ogni venerdì, giovani e giovanissimi soprattutto. Va detto anche per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono, hanno dato un esempio i giovani, lo stesso governo insomma, lo, ha, eh, lo ha riconosciuto proprio. Andando in massa a vaccinarsi, nonostante siano tra, tra le categorie meno a rischio, e lo sappiamo. Allora, invitiamo subito sul palco i nostri ospiti in presenza, poi passeremo a quelli in collegamento. Cominciamo con Margherita Cristiani, imprenditrice agricola. Buonasera. Ilaria Potenza, giornalista freelance, autrice del podcast Generazione Covid. Buonasera. Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano, buonasera. In collegamento, invece, lo vedrete tra pochissimo, Michele Crisostomo, presidente di Enel, buonasera. Eccolo. Buonasera, eccomi. E vedete anche in collegamento Giulia Pastorella, responsabile relazioni istituzionali per l'Europa di eh, Zoom. Buonasera a tutti. E dunque, io partirei proprio da, dall'area potenza, insomma. Eh, il blog, il podcast, scusate, si chiama Generazione Covid, eh, giornalista freelance, ma anche medico, tra l'altro, insomma. Quindi eh, si può dire una dimensione poliedrica come giovane, ecco. Eh, allora, partiamo proprio, abbiamo sentito le letture di, di Michele Serra, insomma, partiamo da quello, ma partiamo anche dal, da questo da questo podcast insomma generazione covid perché questo nome buonasera a tutti sì eh, in effetti hai centrato un po l'anima della, della questione anche parlando di me banalmente mm, l'essere un medico e una giornalista è una cosa che fa spesso un po' sorridere e mi, mi fa arrivare spesso la domanda ma quindi da grande cosa vuoi fare Il medio. e nel, <ride> nel nostro podcast abbiamo anche Uh, affrontato proprio questa questione anche con, una, con Margherita Vicario, è una cantante. L'abbiamo conosciuta, il grande pubblico l'ha conosciuta come attrice uh, nella serie popolare dei Cesaroni. E lei, un po' per certi versi, ha ripercorso anche queste dinamiche, questa sensazione quasi di sentirsi inadeguata in queste scelte un po' un po' diverse quindi comunque essere una cantante o essere un'attrice vi dico che nel momento in cui io sono una, una scrivo di d'Europa anche quindi sono un, un europeista convinta nel momento in cui mi trovo anche in contesti europei con giornalisti della mia età europei e quando dico racconto sono faccio anche il medico loro mi guardano come se fosse una notizia scontata, niente di eccezionale insomma, perché in un contesto eh, europeo è quasi mh, inevitabile essere appunto mh, proiettati su più dimensioni ed è una cosa del tutto generazionale questa, è una cosa tipica della mia generazione, come ci siamo dette anche con la stessa Margherita nel corso di una puntata del podcast dedicata anche alla a quelli che sono anche un po' eh, i nuovi le nuove frontiere culturali delle, della nuova generazione della mia generazione, quindi l'utilizzo delle serie TV soprattutto anche per veicolare determinati eh, per parlare di determinate eh, determinati argomenti come ad esempio educazione sessuale di cui spesso eh, c'è carenza ancora nel, nella formazione anche scolastica dei ragazzi, invece in questo senso le serie TV riescono anche ad ovviare un po' a delle, delle lacune di eh, approfondimento e di consapevolezza. E quindi ci siamo dette che l'essere, la voglia di non essere etichettati a ogni costo è quasi una sensazione di mh, in, davvero mh, spontanea. Quindi, mh, è in questo senso, subentra anche la voglia di realizzare questo podcast. Perché. Vedevamo sempre la nostra generazione, quindi quella dei Millennial o comunque della generazione Z, la successiva, mh, davvero sotto attacco per certi versi, anche dalla stampa nazionale, dalla stampa mainstream che eh, riservava una grande attenzione a, proprio all'aspetto generazionale, al racconto anche delle differenze tra Millennial e Generazione Z. C'è cioè, quasi una morbosità. Nel descrivere eh, quella che è la nostra generazione. Molto spesso ci siamo resi conto che erano proprio gli adulti a farlo, quindi in una sorta di boomersplaining, potremmo dire. Quindi gli adulti raccontavano i giovani, e a volte con un fare giudicante o comunque sospettoso. Il nostro obiettivo era proprio quello invece di raccontare non un fenomeno. Non volevamo quindi continuare sulla tracciare a seguire lo stesso solco quindi del racconto generazionale quasi come fosse un qualcosa di esotico o qualcosa da guardare sempre però con la giusta distanza ma semplicemente entrando nella vita del, dei ragazzi e capire appunto in che direzione stiamo andando perché la nostra generazione è la generazione che ha iniziato a fare ehm, a smentire un po' i pregiudizi di quelli che noi chiamiamo boomer a questo punto e lo abbiamo iniziato a fare già da prima che la pandemia mettesse un po' eh, in discussione i nostri piani, ma continuiamo a farlo anche in maniera convinta, ancora adesso, con dei brillanti risultati che appunto all'interno delle puntate abbiamo eh, raccontato proprio dalla voce dei protagonisti che abbiamo scelto, anche appunto in questo caso in una dimensione europea, spingendoci anche oltre, perché anche in questo senso la rappresentazione è importante. Perché spesso sulla stampa viene raccontata. Eh, la parte appunto dei millennial della delle generazioni Z comunque occidentale. E invece tralasciando invece una parte appunto di, eh, di ragazzi che dall'altra parte del mondo hanno degli, danno degli esempi davvero formidabili. Penso per esempio a una ragazza, Rasani Ismail, che mh, dalla, dalla Siria si è poi trasferita a Barcellona, creando un progetto eh, riservato alle donne arabe per l'integrazione all'interno dell'assetto dell lavorativo europeo. Quindi, una volta arrivate appunto in Europa e insediatisi appunto a Barcellona. Quindi, ci sono davvero degli esempi interessanti proprio di mh, eh, appunto di, volevamo anche approfondire questo quest aspetto qui della rappresentazione che è molto importante ecco io volevo chiedere al professor Rosina anzitutto la situazione italiana, insomma l'Italia eh, c'è una percentuale da primato dei, dei niti in Europa, anche gli ultimi dati dell'Istat ci parlano di una disoccupazione in lieve flessione ma disoccupazione giovanile che aumenta questo naturalmente lo inquadriamo ancora una volta nella cornice della pandemia. Ecco, in che direzione sta andando l'Italia? Allora, eh, diciamo che eh, l'Italia continua ad avere una grande questione irrisolta, che è la seguente: cioè quale ruolo vuole dare alle nuove generazioni nei processi di cambiamento e di sviluppo del paese? Questo ancora è lì in sospeso, non c'è una risposta. Quello che da troppo tempo caratterizza il nostro paese è che sono inceppati i meccanismi che consentono di produrre nuovo benessere con le nuove generazioni. La conseguenza è che il paese non cresce e le nuove generazioni rimangono ai margini a ah, vivere a carico del benessere passato creato da generazioni precedenti e a volte anche debito e non in grado invece di eh, svolgere il proprio ruolo, cioè di produttrici di nuovo benessere, di nuova crescita, di nuovo sviluppo. E quindi e la questione è che si è indebolito proprio il, il contributo qualificato che le nuove generazioni danno ai processi produttivi di crescita e di sviluppo. E questo, è, tra l'altro, lo si vede anche dal punto di vista da, di molti indicatori. Un indicatore eclatante è anche quello demografico, cioè l'indebolimento delle nuove generazioni dal punto di vista quantitativo. Abbiamo molti meno giovani rispetto agli altri paesi. Se noi confrontiamo anche semplicemente... I trentenni attuali italiani con i cinquantenni, noi ne abbiamo un terzo in meno di trentenni rispetto ai cinquantenni, mentre ad esempio in Francia sono quasi, cioè, se tu confronti i trentenni con i cinquantenni, hanno lo stesso ammontare, quindi anche il peso politico, la rilevanza, la capacità di farsi sentire eh, c'è. Ma d'altro canto, se noi ne abbiamo di meno di giovani e vogliamo crescere, eh, non possiamo anche ridurre opportunità, investimento, spazio eh, verso di loro? No. Quindi io vorrei anche usare un termine forte, cioè quando è che cominciamo a vergognarci per i dati che riguardano le nuove generazioni, per le condizioni in cui li abbiamo messe? E cioè oltre quale limite di peggioramento delle loro condizioni diremo no, basta, siamo andati oltre, adesso dobbiamo veramente tutto puntare su di loro? Qui sta eh, proprio l'elemento, perché eh, quando è che acquisteremo piena consapevolezza che questo Paese può crescere solo con le nuove generazioni, con il loro capitale umano, perché solo così può diventare competitivo, può innovare dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista sociale, può rendere sostenibile anche il sistema di welfare ballamente in un, in un Paese con un debito pubblico e pensioni, con un invecchiamento della no? popolazione come il nostro. Si parla di pensioni, dicevo. Ah, così, appunto. cioè eh, io, noi nel 2007, poco prima della grande recessione, avevamo un tasso di disoccupazione giovanile del 20%. Quando è salito al 30%, qualche anno dopo, titoloni ovunque, sui giornali, news, televisione, eccetera, perché sembrava che fosse un dato particolarmente eclatante. È successo qualcosa? Cioè si è detto, questo dato è, è, è diventato abnorme, rendiamo giovani, l'occupazione giovanile una priorità. È stato detto, per ritornare no, sul bla bla bla, sulle parole, eccetera. Ma poi la questione è rimasta lì: non è stata veramente risolta. Tant'è che i divari su tutti gli indicatori che riguardano la transizione scuola-lavoro italiana rispetto agli altri paesi sono rimasti tra i peggiori in Europa. E non c'è stato nessun processo di convergenza fino ad arrivare all'impatto della pandemia. E allora è iniziato un processo di minimizzazione, cioè si è detto, vabbè, il tasso di disoccupazione giovanile è alto, ma in fondo al denominatore non ci sono tutti i giovani, quindi se noi diciamo che è il 30%, non è vero che il 30% dei giovani non lavora, perché poi al denominatore, se ci mettiamo tutti i giovani, gli studenti, eccetera, questa percentuale è più bassa. Ci sono tanti articoli sui giornali che minimizzavano in questo senso, solo che poi a un certo punto l'Europa, a partire dal 2010, ha introdotto un nuovo indicatore, che è quello dei NIT. E l'ha utilizzato proprio come indicatore che meglio di qualsiasi altro indicatore andava a misurare quanto un paese spreca la propria risorsa. Spieghiamo, professore, i in NIT, insomma, cosa sono. I NIT sono i giovani, appunto, che non studiano e non lavorano. È da quando l'Europa ha iniziato a misurare, dal 2010 in poi, questo... Utilizzare queste misure come principale spreco dei giovani, quindi se non studiano e non lavorano, vuol dire che non li stai né rafforzando dal punto di vista dei propri percorsi formativi né inserendoli all'interno dei propri percorsi professionali e quindi proprio li stai sprecando, lasciando i margini. Eh, da quando l'ha iniziato a misurare, l'Italia continua ad avere. Il dato peggiore in Europa che ulteriormente è peggiorato, ma l'operazione di andare a minimizzare poi proseguire, perché poi si è detto: vabbè, ma stiamo parlando degli Under 25, in fondo, cosa vuoi che sia se gli Under 25 non lavorano? Eh, in realtà, anche qui se tu vai a vedere poi la fascia successiva, infatti, il tasso di NIT è stato utile perché si è spostato anche dall'occupazione giovanile e si è spostato anche nella fascia giovane adulta, cioè per vedere il percorso anche un po' più avanti. E si è visto che anche prendendo la fascia 25-34 avevamo il record di NIT in Europa. Il che vuol dire che gli svantaggi che tu hai nella fascia più giovane, e se non li risolvi vanno poi a eh, investire. Sulla fascia successiva, su tutta la, 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 le difficoltà della transizione a scuola-lavoro diventano difficoltà della transizione alla vita adulta, e poi diventano fragilità e vulnerabilità che rimangono persistenti eh, fino all'età adulta. Per finire questo processo di minimizzazione della, del problema, che è arrivato allora a dire: Vabbè, allora è colpa dei giovani, visto che appunto la questione no? e quindi chiusi i bamboccioni. Gli sdraiati, e, e anche qui, e vado a concludere, noi abbiamo raccolto i dati con eh, l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo, che è la, la principale indagine sulle nuove generazioni che facciamo con Ipsos. E quando noi chiediamo eh, come mai qual è la maggiore difficoltà dei giovani di entrare nel mondo del lavoro, una delle risposte è i giovani stessi che non si impegnano abbastanza. Beh. Questa percentuale non è bassa, è attorno al 60% per l'Italia, ma il 60% anche in Germania, Francia, eccetera. Vuol dire che c'è un riconoscimento da parte dei giovani che dovrebbero fare di più. Ma non è questo che fa la differenza tra l'Italia e gli altri paesi. Se poi chiediamo difficoltà di formazione, cioè carenze di formazione e orientamento nella scuola. I dati di italiani sono molto più alti rispetto agli altri paesi. Se chiediamo carenze nei servizi per l'impiego e politiche attive, i dati italiani sono più alti rispetto agli altri paesi di chi riconosce queste carenze, e questa fragilità. E se poi mettiamo anche eh, scarse opportunità nel mondo del lavoro, anche questa è una voce che risulta molto più alta in Italia rispetto agli altri paesi. E in effetti la questione oggettiva c'è: cioè, noi vediamo giovani tedeschi che vengono in Italia a cercare opportunità di lavoro. Ci dirà poi eh, collegata all'amica Pastorella. Ma eh, vediamo invece giovani italiani che vanno a cercare opportunità di lavoro in Germania? Sì, e allora c'è una questione irrisolta che dobbiamo porre mh, in tutta la sua evidenza e poi cercare di fare il possibile e anche l'impossibile per dare a questo paese veramente un'opportunità di entrare pienamente nel XXI secolo e può farlo solo mettendo in campo il meglio di quello che le nuove generazioni possono dare senza trascurare poi l'impatto demografico che poi ha diversamente in tutta Italia, insomma, a seconda delle, delle regioni a cui si guarda. Ecco, parlava anche il professore della, della formazione. Ecco, proprio vorrei chiedere a Michele Crisostomo il tema eh, dell'abbandono scolastico. Anzitutto chiedo un commento su quanto detto finora, ma... La questione dell'abbandono scolastico eh, vede l'Italia al di sopra della media europea, al 10% circa, e c'è anche un impegno di Enel in questo. È così? È così, c'è un impegno. Buonasera, innanzitutto a tutti. Eh, c'è un impegno di Enel su questo, ma approfitterei di parlare di quello che facciamo sull'abbandono scolastico per riallacciarmi a quanto diceva il professor Rosina poco fa. Che penso abbia centrato molto i termini un po' della questione, dando anche un po' un'apertura su quello che almeno dal nostro osservatorio vediamo possa essere un grande bacino dove effettivamente i giovani possono dare un contributo enorme ad un eh, progresso effettivo poi della società. Parto dal fatto che la constatazione che faceva sul fatto che in Italia le percentuali di abbandono scolastico sono effettivamente elevatissime ci ha portato a considerare, a mettere insieme alcune iniziative che proprio di questo vanno ad occuparsi e lo fanno in alcune città, eh, anche eh, diciamo, nelle periferie delle grandi città del sud, dove si cerca in effetti di lavorare creando degli spazi all'interno delle scuole di aggregazione che permettano in effetti di ehm, tenere in classe i ragazzi con iniziative che li coinvolgono. Su attività fuori dall'orario scolastico e che permettono di colmare qualche gap eh, che soprattutto chi ha situazioni più disagiate eh, manifesta, e fare in modo che, soprattutto in un periodo come questo, poi eh, che ha visto col Covid, anche un incremento ulteriore delle percentuali di abbandono scolastico, resti appunto in classe. Però, il tema dell'abbandono spesso lo si guarda dal punto di vista di chi lascia la scuola, no? Poco ci si interroga su quello che la scuola fa per prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico offrendo ai ragazzi una prospettiva che li porti, li trascini, li faccia intravedere quello che può esserci dopo. E qui mi leggo in realtà a qualcuna delle considerazioni che ho ascoltato per fare un ragionamento un po' più generale. Se guardiamo le nuove generazioni, ci accorgiamo che c'è una sensibilità alla tematica ambientale. Che può diventare un motore di trascinamento verso il futuro, in questo senso. Guardiamo quello che per i baby boomers è stato il tema del lavoro, delle tutele del lavoro, no? sulla scia di una Costituzione repubblicana, che sulle macerie della Seconda Guerra Mondiale ha dato una rappresentazione straordinaria di quello che sarebbe stato poi il Paese sul piano istituzionale dei principi fondamentali e nei decenni successivi i boomers hanno effettivamente eh, aggregato la eh, capacità di trascinamento delle generazioni nuove, quindi dei giovani sul tema del lavoro. Il tema dell'ambiente è rimasto completamente schiacciato, se guardiamo quanto effettivamente come si è sviluppato il mondo del lavoro negli anni 60, 70, 80, la tematica ambientale era decisamente sullo sfondo e oggi un po' anche ne paghiamo le conseguenze. Se guardiamo invece ai ragazzi che oggi manifestano per le strade, la motivazione forte per farsi sentire è proprio il tema della tutela ambientale. E questo va ad incrociare il fatto che c'è una forte consapevolezza del problema del cambiamento climatico come sfida decisiva, cruciale per l'umanità per il prossimo decennio, a cui si associa il fatto che le istituzioni, pensiamo ai risultati del G20, pensiamo alla COP26 che è in corso in questi giorni, pensiamo al Green Deal europeo, le istituzioni hanno tradotto anche in provvedimenti molto significativi, anche con degli interventi eh, economici, finanziari decisamente, insomma, decisamente importanti, che lasciano prefigurare il fatto che al tema ambientale si collega una transizione ecologica che porta con sé inevitabilmente un'enorme necessità di sostenere la transizione ecologica attraverso posti di lavoro che sappiano interpretarla, che sappiano tradurla in fatti. Se dobbiamo modificare i processi produttivi, le attività industriali, a cominciare appunto dalla generazione elettrica, ma andando davvero a investire tutti i settori produttivi, nel senso della sostenibilità della transizione ecologica evidentemente questo richiede delle professionalità che forse oggi la scuola italiana e qui torno appunto diciamo di partenza non necessariamente in grado di supportare sul piano formativo quindi abbiamo un forte movente no, verso il fatto di voler dare un contributo che si lega alla tutela dell'ambiente di nuovo penso alle manifestazioni nelle strade delle nostre città e a tutto quello che poi intorno a queste manifestazioni si è costruito, che può effettivamente diventare forza propulsiva se la scuola è capace di intercettare questa pulsione e tradurla nel fatto che si va a mostrare che ci sono delle professionalità nuove che vengono fuori dalla transizione ecologica e che per poterle intercettare bisogna studiare, per esempio, le materie scientifiche. E questo magari è giusto che lo facciano anche le ragazze, perché noi, tra i tanti dati no, che si possono dire per rappresentare la situazione giovanile di oggi, c'è il fatto che di studentesse che si laureano in materie scientifiche ce ne sono veramente poche. La percentuale penso sia intorno al 19% nel 2019 del, del complesso dei laureati. Solo il 19% sono donne laureate nelle materie STEM. Allora, questo pone sulla scuola, quindi... Cosa possiamo fare noi e cosa devono fare i giovani, no? Quello che possiamo fare noi è sollecitare questa consapevolezza nel sistema scolastico che esiste un bacino potenziale di nuovi posti di lavoro che si collegano alla transizione ecologica che richiedono che la scuola formi in quella direzione, dia il senso delle nuove professionalità. Anche in questo noi abbiamo dei progetti che per cui portiamo nelle scuole i nostri Uh, I nostri, uh, diciamo, nelle nostre persone per andare a spiegare effettivamente cosa significa lavorare sulle nuove professioni della, eh, della, della, mh, eh, della transizione ecologica. Quindi sotto questo profilo in realtà. Mh, Coinvolgiamo tanti studenti, lo facciamo per esempio attraverso l'Elis che mette insieme altre imprese italiane. In questa maniera riusciamo a raggiungere decine di migliaia potenzialmente di studenti delle scuole superiori e delle scuole medie per dare a loro l'idea di quali possono essere i nuovi mestieri della transizione ecologica. Se riusciamo ad unire una pulsione forte che si sta manifestando in maniera alle volte un po' scomposta, ma che è genuina, che genuina a tradurla in consapevolezza che questa passione si può assecondare entrando nel mondo del lavoro cercando delle professioni nuove che ci saranno perché ci sono le risorse a fronte della transizione ecologica che ci saranno quindi purché però il sistema scolastico sappia orientare ecco probabilmente abbiamo noi dato una prospettiva ai giovani e i giovani a questo punto se vogliono assecondare la loro forza Nell'affermare il problema del cambiamento climatico possono dare uno sfogo che si traduce in una prospettiva di, eh, di nuovo di progresso, torno a quello che dicevo all'inizio, legata al tema della transizione ecologica. Grazie, Luano Michele Crisostomo. Io andrei da Margherita Cristiani, che è un'imprenditrice agricola. Sentivamo eh, da, dal presidente Dienel proprio il riferimento, all'invenzione di nuovi lavori. Ecco, la sua vicenda personale in realtà è un. Non si tratta insomma di un nuovo lavoro, però c'è una. come dire, questo lavoro che è antico, diciamolo pure, viene. In che modo viene rivisitato insomma ecco dalle nuove generazioni? Diciamo la mia è una storia di cambiamento. Io non, non mi sono formata per fare quello che faccio oggi e non avrei mai immaginato che eh, avrei fatto la contadina perché sono un'imprenditrice agricola, ho un'impresa agricola multifunzionale, ma di fatto faccio la contadina. E ho studiato comunicazione, mi sono laureata, ho discusso la mia tesi con Umberto Eco in economia e organizzazione delle imprese editoriali. Ho lavorato per molti anni nella mia vita precedente in editoria, eh, all'edizione O. Ho cominciato a lavorare all'edizione O prima di laurearmi e eh, per molti anni ho, ho organizzato eventi legati all'editoria di cultura a Roma. E poi a un certo punto. E stavo, stavo vivendo il mio sogno di, uh, diciamo, di studentessa. Mi ero formata per quello, era un mondo che amavo moltissimo. E a un certo punto, mio marito, che era un editore libraio, anche lui, uh, ha deciso che non voleva più vivere né a Roma né in nessun'altra città. E mi ha proposto di andare in campagna. Io all'epoca ero molto più giovane e non mi sentivo pronta. Gli ho detto piuttosto, scegliamo un'isola in un porto succedono delle cose lui mi ha preso in parola e ha comprato casa a Ventotene dove ci siamo trasferiti per dieci anni e a Ventotene abbiamo diciamo cominciato il nostro avvicinamento alla natura all'agricoltura, all abbiamo cominciato a studiare, a imparare e la cosa principale che mi porto da questa esperienza è eh, l'insegnamento del senso del limite cioè, in, se vivi in un'isola scopri che non puoi fare tutto quello che vuoi, che devi eh, tener conto dei limiti che la, la natura ti pone, perché se c'è maltempo non puoi andare in terraferma, se eh, c'è vento ti distrugge quello che hai, eh, hai coltivato e ti è, Diciamo, è cominciato là un, un ripensamento del nostro stare al mondo e eh, un desiderio di vivere in, con un'impronta ecologica molto più lieve la nostra vita su questo pianeta. E quindi abbiamo fatto una scelta che è stata esistenziale e politica e abbiamo deciso di occuparci di cibo e di eh, produrre eh, cibo in piccola scala. Provare ad essere il più autosufficienti possibili, differenziando e complicandoci la vita tantissimo per uh, le cose che facciamo, e um, a un certo punto, quando i figli sono cresciuti e la scuola a Ventotene non era più possibile, ci siamo spostati in terraferma, dove uh, abbiamo cercato un posto dove quest'idea di multifunzionalità e quindi di differenziazione di uh, quello che uh, avremmo prodotto uh, sarebbe possibile e quindi da cinque anni eh, abbiamo un'azienda agricola biologica e naturale a Orvieto nella campagna di Orvieto e produco zafferano e fragole che era una cosa che non avevo idea che <ride> avrei fatto quando ho iniziato a studiare e um, la, la, la cosa più potente invece di questa esperienza che stiamo vivendo in questo momento in, in campagna è quello dell'incontro con... Uh, quello che nei libri si chiama il neururalismo, cioè viviamo eh, e incontriamo moltissime persone più giovani di noi o nostre coetanee eh, che hanno scelto di tornare a stare in campagna e eh, avendo fatto esperienze le più diverse eh, o studi i più diversi possibili e che però hanno deciso di eh, trovare un passo. Eh, che consentisse di essere più collegati alla natura, di eh, eh, non avere un impatto così forte sull'ecologia sull del nostro pianeta e cercando di vivere nel, nel quotidiano quello che è eh, un'aspirazione, ma diciamo non, eh, non distruggere troppo quello che è intorno a noi che insomma ci sembra un, un obiettivo non alla portata magari così eh, di, di progetti troppo grandi, però nel, nel progetto quotidiano di vita di ciascuno di noi è un passo ed è una cosa che ci fa stare molto bene. Ecco, una storia diversa è quella di, di Giulia Pastorella, eh, settore un altro ovviamente, insomma poi tornerò Darei per capire un po' come il nostro paese insomma, ha aiutato e aiuta oggi l'agricoltura e i giovani che sempre più tornano eh, in questo settore. Ecco, così la pastorella invece eh, ha una storia diversa. Insomma, è così in quel caso, nel tuo caso, eh, nel suo caso, la, come dire, non, non è stata abbastanza l'Italia, non è stata abbastanza ospitale? Allora, eh, domanda che porta per forza a nominare la terribile espressione cervelli in fuga, eh, che, è, che è anche quello di cui ho scritto nel, nel mio libro pubblicato con la terza, Exit Only. No, in realtà io non sono scappata personalmente da una situazione problematica, come invece fanno tanti dei cosiddetti cervelli in fuga. Io ero forse. Troppo piccola per rendermi conto che l'Italia era in una situazione <ride> pessima. Eh, la situazione che ha descritto benissimo Alessandro prima e che, che già all'epoca, quando sono partita a 17 anni per la prima volta per andare all'estero, comunque non, non stava benissimo, ecco. poi è andata peggiorando. Eh, quindi, io sono andata alla ricerca di me stessa da adolescente qual ero. Sono andata alla ricerca di libertà, di indipendenza. Eh, quindi, in un certo senso, sono una sottocategoria fortunata di. Che emigrano, perché la maggior parte invece di, di coloro che emigrano, se è stato fatto qualche accenno prima, emigra proprio per la situazione del mercato del lavoro, per la condizione femminile, per l'eccessiva burocrazia che impedisce qualunque eh, impresa o qualunque creatività imprenditoriale, eh, per la questione dello skills mismatch, quindi la, le competenze che non, non macciano con il mercato del lavoro, insomma per tutti quegli aspetti che poi ci rendono un paese. Così, um, così poco attrattivo per i famosi tedeschi che diceva prima che non vengono in Italia, non vengono i tedeschi ma non vengono neanche quelli di altre nazionalità. E che invece vedono eh, tanti tanti ragazzi partire quindi è un fenomeno che è del tutto fisiologico fino a un certo punto nel senso che il, soprattutto in europa essendoci libera circolazione è anche normale io direi da incentivare quasi che mandare fuori i nostri i nostri giovani per acquisire nuove competenze per esplorare nuovi mondi è, è fisiologico nel, nel, nel mercato del lavoro sempre più internazionale quello che invece è patologico per l'italia è che molti di noi non tornino. Io sono un'eccezione perché adesso, anche essendo recentemente stata eletta in una posizione diciamo, politica a livello locale, eh, torno, sono finalmente tornata. Eh, ma tanti altri invece non lo fanno e eh, mi permetto di fare una critica a quello che si è cercato di fare per, per affrontare questo problema, invece che andare alla radice, invece che guardare a, appunto la formazione, l'orientamento, eh, il mercato del lavoro, la poca valorizzazione del, del titolo di studio e i pochi fondi messi in, in uh, dedicati alla ricerca, all'innovazione, invece di guardare queste condizioni strutturali, si fa la solita cosa all'italiana: si dà il bonus, si, dà, si cerca di detassare, si cerca di incentivare dicendo non ti faccio pagare l'affitto, paghi meno tasse. Tutte misure molto spot che. Incentivano fino a un certo punto, uh, i cervelli ritornano, approfittano di queste misure e poi i dati ci dicono che almeno il 50% se ne ritorna fuori perché, perché una volta finiti quegli incentivi, eh, essendo le condizioni soggiacenti eh, in, in, inalterate, eh, si, si ritorna via, si ritorna dove eh, si sono trovate queste opportunità. E l'ultima cosa che mi, mi preme dire su, su una categoria che molto spesso è, è bistrattata anche perché i cervelli in fuga sono... La Cosa paradossale, sono accusati loro del declino dell'Italia come se noi, dico noi perché ancora mi considero uno di, di essi, eh, noi fossimo una causa invece di essere capiti e concepiti come un, un sintomo del problema e del declino eh, dell'Italia. Quindi, questa categoria. Bistrattata, non, secondo me, non si merita di, di essere accusata, si merita di essere capita e, soprattutto, di essere direi riaccolta e non considerata come una proprietà del paese Italia. Non sia, sì, è vero, siamo stati magari formati, io ho fatto fino alla fine del liceo in Italia, quindi sono stata curata dal Servizio Sanitario Nazionale, sono stata formata dalla scuola pubblica, ma non per questo sono proprietà dell'Italia. Quindi è sbagliato pensare a noi come a una ricchezza da riportare in patria. È giusto pensare a noi come individui che probabilmente trovano e riescono a dare anche valore aggiunto altrove, non solo ritornando. Ma è altrettanto vero che il Paese dovrebbe interrogarsi in maniera più profonda sul perché. Eh, questi, questi ragazzi partono e cercare di affrontare il problema alla radice e non semplicemente eh, cercando di attirare eh, queste centinaia di migliaia di persone eh, con eh, appunto con eh, ami o, o esche appetibili, ma appetibili solo per un certo periodo. Ecco, sembra eh, chiedere la Potenza proprio un Uso un termine anche di cui si è forse abusato, il clash generazionale. Ma siamo di fronte davvero a due generazioni che, o anche più di due generazioni, che non si capiscono. Ecco, l'esperienza che hai anche nel mondo universitario, faccio riferimento anche a quella, insomma, che dovrebbe essere, sappiamo tutti, insomma, il mondo universitario, la fucina. Dei, dei cervelli che invece fuggono e vengono accusati di abbandonare la nave che affonda, e invece eh, sappiamo che ci sono delle resistenze molto nette, quindi c'è proprio incomunicabilità. Queste riforme, questi insomma, tentativi che vengono, vengono fatti anche a livello centrale, sono solamente misure una che non cambiano il paradigma che c'è sotto. Allora, dal punto di vista di incomunicabilità, Mm, non ritengo in realtà che ci sia questa, um, onestamente mi fa storcere un po' il naso questo um, utilizzo anche de, di un lessico quasi bellico applicato alle generazioni o mettere sempre a confronto necessariamente uh, differenze o similitudini a tutti i costi. L'esperienza appunto del podcast ci ha dimostrato proprio questo ci ha dimostrato non volevamo assolutamente raccontare necessariamente storie performative a ogni costo, perché siamo anche abituati noi come generazione a vivere i social e ad avere sempre esempi brillanti davanti a noi, che è una cosa anche per certi versi dell'eteria che fa male anche ai ragazzi, sia da un punto di vista uh, fisico, uh, quindi di apparenza e di necessità di essere sempre impeccabili. Non a caso adesso le, molta, uh, molti ragazzi della generazione Z si rivolgono anche ai chirurghi plastici proprio per chiedere di diventare come i filtri di Instagram, non più come le celebrità di un tempo, si chiede di essere perfetti come ci si dimostra all'interno di un filtro utilizzato proprio su Instagram e così come diventa anche eh, preoccupante il fatto di avere sempre di rimbalzare su esperienze sempre eh, brillanti di, di altra gente perché sui social siamo tutti portati a raccontare solo il meglio di noi e in questo senso quindi mh, il, non volevamo quindi raccontare eh, esempi appunto esorbitanti ma Esempi davvero molto attaccati alla realtà, alla quotidianità. Mi ricollego al discorso anche della scuola, quindi di un sistema che effettivamente pone un po' alla berlina i ragazzi, ma che allo stesso tempo cerca anche di dare delle soluzioni. Abbiamo ad esempio intervistato il professore Daniele Manni che è un professore di Lecce che è stato premiato tra l'altro tra i migliori eh, professori al mondo durante appunto il Teacher Award che è un premio che viene eh, assegnato ogni anno a livello proprio internazionale e a Lecce hanno sperimentato appunto questo modello di scuola che applica proprio che porta all'imprenditorialità come materia scolastica e non quindi come una, una diciamo una sorta di laboratorio extrascolastico da fare durante l'ora pomeridiana, ma effettivamente una vera e propria materia del corso di studio dei ragazzi e i ragazzi quindi imparano a realizzare anche piccoli modelli imprenditoriali o di start-up che permette quindi loro di acquisire delle competenze che appunto rientra anche nel fatto di avere eh, nuove skills proprio mh, anche per nuovi lavori che i ragazzi sono chiamati appunto ad inventare oggi nuovi lavori che arrivano anche eh, sul mondo digitale eh, penso ad esempio uh, all'utilizzo all quindi positivo che si può fare dei, dei social o comunque della, appunto della, di, del digitale che viene spesso guardato con, anche in questo senso con sospetto e penso ad esempio a due ragazze che hanno invece realizzato una start up che realizza abiti a proposito della prospettiva anche ecologista ehm, e comunque al rispetto appunto dell'ambiente che Uh, quindi realizzano abiti che esistono soltanto sulla piattaforma, uh, sui, sui social in pratica, è un abito che non si compra materialmente, ma è un abito che esiste in un armadio digitale. Un armadio digitale che tu utilizzi nel momento in cui fai delle comparsate su su Twitch, ad esempio, che è una piattaforma appunto di streaming per gamer, o comunque anche per content creator, eh, o comunque anche su Instagram. E eh, sono tutte delle prospettive che fanno comprendere come i nuovi mezzi, i nuovi, quindi anche i social network, che siano diventati davvero di ispirazione e utili anche a inventarsi nuove prospettive, visto che siamo chiamati a fare anche questo come nuova generazione. E poi c'è chi torna. E effettivamente anche l'agricoltura abbiamo intervistato un ragazzo che eh, un ragazzo di 19 anni che la mattina va in università, studia giurisprudenza, ma poi lavora in una serra, in una provincia di Verona, e coltiva ciliegie in una serra, per l'appunto, che è un metodo anche innovativo di coltivazione. Eh, questo fa comprendere come il panorama generazionale sia si davvero molto vario e quindi parlare di scontro a tutti i costi, mh, a mio parere, risulta quasi limitante, perché anche queste etichette nette date alle generazioni risultano mh, davvero limitanti perché non, non è una questione anagrafica, ma è più che altro è importante capire quella che è la geografia esperienziale di questi ragazzi, di noi ragazzi, capire quelle che sono le nostre influenze politiche, le nostre influenze sociali, tutto quello che va a completare quella che è la nostra identità generazionale, perché è proprio. Su quello che si può parlare di cambiamento. Se con, continuiamo comunque a pensare che ci sia un perenne scontro tra adulti e giovani, questo è mh, quasi mh, garantire una sorta di linearità a qualcosa invece di molto complesso. Eh, qualcosa di molto complesso che eh, nasconde anche quindi delle, delle criticità importanti. Che noi comunque abbiamo portato anche al nostro lavoro che approfondisce in maniera lucida anche quella che è la condizione anche di noi freelance e eh, di noi ragazzi che ci ritroviamo anche a eh, fare scelte. Ad esempio abbiamo intervistato una ragazza rider che ha lasciato il suo lavoro da freelance, che già è un lavoro comunque traballante, e l'Italia è il secondo paese in Europa eh, per maggior numero appunto di freelance per dedicarsi a fare la rider. Altro lavoro, sappiamo tutti, esploso tra l'altro proprio durante il lockdown, ma che al contempo non dà un minimo di garanzie, ti costringe a sfrecciare senza un minimo di sicurezza per, per pochi euro. Quindi mh, il, la, la complessità dell'argomento è molto è molto tosta insomma e quindi continuare ad affibbiare queste etichette sembra quasi un modo per sviare e sviare quello che è l'approfondimento invece eh, della e la programmazione anche del futuro insomma quindi tutte le storie poi raccontate sono dei, dei tasselli che mettono proprio in, insieme una, uh, un quadro di una generazione che non è per niente sdraiata non è per niente demotivata ma al contrario dà appunto il suo contributo anche dando delle prospettive interessanti su cui eh, incanalare nuovi percorsi. Perché anche questo esempio delle ragazze appunto che facevo prima del, dell'armadio digitale, che ad alcuni può far sorridere, perché. Sembrano prospettive totalmente eh, aleatorie, ma in realtà poi sono delle, mh, dei, dei, dei focus su cui anche poi le grandi aziende iniziano a puntare, perché effettivamente sono prospettive innovative. Eh, come si diceva anche in precedenza, quindi dare fiducia alle nuove generazioni significa anche dare nuova linfa a dei sistemi già rodati, insomma. Ecco, professor Rosina, a partire da quello che diceva Laria Potenza, insomma. E torniamo al concetto di possibile, no? che è un concetto che ci accompagnerà in tutti eh, questi tre giorni. Le prospettive che questa nuova generazione è in grado di dare, di darci, come diceva prima, però non sono tanto ascoltate. O almeno chi, la, chi non voglio dire la generazione precedente, se no, torno al discorso di prima. Però non, cioè, non trovano orecchi in grado sempre di, di comprenderle, no? E di. Dare libero sfogo, e quindi si torna al discorso di prima. Eh sì, è un po' così. Allora eh, arrivo a rispondere partendo dal, dall'aspetto del, del tema formativo dell'istruzione, eh, perché è un punto fondamentale, no? E, e da qui poi si collega tutto il resto. Ora, noi abbiamo ben chiaro. E lo hanno i ragazzi e lo hanno le famiglie. Che cos'è il successo scolastico? Bisogna prendere un bel voto, portare a casa un bel voto. Se porti a casa un bel voto, sono contenti gli insegnanti, contenti i, i genitori, i ragazzi, insomma, contenti. Invece, abbiamo molto meno chiaro che cos'è il successo formativo. Il successo formativo non è semplicemente prendere un bel voto, non sbagliare mai e adattarti semplicemente alle aspettative degli insegnanti e dei genitori e delle generazioni adulte. Il successo formativo vuol dire, soprattutto nell'epoca in cui viviamo, complessa, in grande cambiamento, in cui bisogna sperimentare, è imparare dall'errore. Cioè, saper sbagliare e saper capire meglio te stesso e quello che sai fare e della realtà, mettendoti in gioco, provando, sbagliando e imparando dall'errore a fare meglio. Questo è il successo formativo. E noi non dobbiamo abituare i ragazzi a stare a scuola e ad avere un bel voto quando rispondono a domande già precostituite. Cioè, se ti faccio questa domanda, tu semplicemente dammi quella risposta che hai imparato a papagallo e poi sei a posto, prendi un bel voto. Nel mondo in cui viviamo, e se vuoi veramente mettere le nuove generazioni nelle condizioni di dare il meglio di sé con nuovi strumenti adatti alle sfide del proprio tempo, per diventare protagonisti del proprio tempo, più che rispondere a rispondere alle domande, deve essere in grado di farle le domande, cioè di porsi le domande giuste e poi cercare di dare risposte, di darsi delle risposte o a dare assieme delle risposte, perché è così che innovi, così che chiedi al mondo, al cambiamento, Qualcosa che ti restituisce e rispetto alla quale tu puoi trasformare il cambiamento in miglioramento, perché il cambiamento tu puoi semplicemente subirlo, ma il trasformare il cambiamento in miglioramento vuol dire imparare a leggere la realtà che è diversa rispetto alle generazioni precedenti, e sarà diversa ancora di più domani, e saperti vedere all'interno del mondo che cambia da protagonista, cioè dando delle risposte nuove, non semplicemente imparando le risposte delle domande delle generazioni precedenti. Questo che dobbiamo imparare a fare in tutto il percorso formativo. Allora, c'è un episodio di cronaca che secondo me fa ben capire l'approccio che dovremmo avere nel rapporto tra generazioni. E, eh, è successo circa due anni fa, eh, poco prima della pandemia, c'era un insegnante delle medie che usciva eh, alla fine della, della mattinata, della lezione e si trova la bicicletta tutta distrutta e vandalizzata. e eh, disperata, eh, si mette un po' a piangere, molto sconsolata, sta guardando la bicicletta, sta un po' tirando su, raccattando, e nello stesso poco dopo escono due suoi allievi di 15 anni, 14 anni, che la vedono e le dicono, ma prof, non si preoccupi, gliela aggiustiamo noi la bicicletta. E, e Cosa succede? Qual è la risposta dell'insegnante? Quello che normalmente avviene, soprattutto in Italia, è che e l'insegnante dice ma no, cioè, non siete in grado voi di aggiustare la bicicletta e ripararla figuriamoci, dovrò portarla da un esperto e speriamo che questo esperto riesca altrimenti dovrò acquistare una nuova se ve la do in ma mano voi magari me la distruggete ancora di più, figuriamoci e di solito la storia finisce qui nel rapporto tra generazioni solo che lì è scattata una cosa di diverso e sono scattate due cose che devono entrambe avvenire altrimenti non si va avanti e queste due cose sono, la prima, i ragazzi hanno insistito, cioè hanno detto, ma no, prof, ma cosa le costa? Ci lasci provare, cioè hanno voluto mettersi in gioco, hanno voluto provarci e hanno insistito. La seconda cosa è stata l'apertura di credito da parte dell'insegnante che ha detto, beh eh, sì, va bene, ok, vi, do, vi lascio la possibilità di, di provarci. Quindi questo ha fatto sì di non riversare le aspettative negative degli adulti rispetto ai giovani. cioè Secondo me, nel mio schema mentale, voi queste cose non le sapete fare. Gli insegnanti sono io. So io cosa sapete fare e cosa non sapete. Sono io che insegno a voi, non siete voi che sapete qualcosa di più e addirittura mi aggiustate la bicicletta. Qui ha accettato di farsi mettere anche in discussione. La generazione adulta, in quel caso lì, rappresentata l'insegnante, ha accettato di farsi mettere in discussione, ha accettato di dare un'apertura di credito nei confronti dei, dei, dei giovani, e ha accettato una cosa importantissima, secondo me la disponibilità a farsi stupire positivamente, perché è questa cosa che abbiamo perso nel nostro paese, cioè la possibilità da parte delle generazioni mature e adulte di pensare di lasciarsi farsi, eh, farsi stupire positivamente da quello che i giovani, la possib il possibile che i giovani possono realizzare. E cosa è successo quando c'è stata questa combinazione che di solito non avviene e che lì è avvenuta? Che i ragazzi hanno aggiustato la bicicletta, la bicicletta Funzionava meglio di prima, l'insegnante è tornata a casa e i ragazzi sono usciti da quell'esperienza più forte rispetto a un anno, magari, di lezioni scolastiche tradizionali perché hanno ricevuto molta più convinzione di quello che possono fare, della possibilità, del fatto di potersi mettere in gioco, di provarci e di fare qualcosa che le nuove, i più grandi non sanno fare e che loro possono riuscire a realizzare. Pensiamo a cosa sarebbe successo invece quando. Nella condizione invece più comune, semplicemente arriva il no, arriva la eh, visione negativa, le aspettative negative delle generazioni adulte su quelle più giovani. Che impari fin da 15 anni che non devi nemmeno chiedere di, di dimostrare di fare qualcosa di diverso di quello che i, i più grandi si aspettano, perché semplicemente vieni deriso, vieni escluso, vieni messo da parte e quindi ti abitui a rimanere eh, a, a fare la fila o altrimenti o a rimanere in Italia e a rivedere al ribasso le tue aspettative in un paese che non ti consente di dare il meglio di te, oppure andare all'estero. Bene, l'Italia ha grandi potenzialità che può spendere attraverso le nuove generazioni. I dati che noi abbiamo ci dicono che addirittura i giovani italiani sono quelli che maggiormente vedono il tema dell'ambiente. Legato a un nuovo modello sociale ed economico in cui quello che conta è migliorare le condizioni di benessere e di felicità delle persone. Quindi c'è proprio un modello sociale ed economico che va ripensato e che va ripensato con le nuove generazioni. E i giovani italiani, se noi li confrontiamo con i coetanei degli altri paesi, come abbiamo fatto con i dati di prima, sono quelli che sono più orientati in questa direzione. Bene, abbiamo un grande capitale che deve dimostrare quanto vale e che non lo farà mai se noi non lo mettiamo nella condizione di provarci ecco io volevo chiedere a Michele Crisostomo, Crisostomo proprio il professor Rosina ha messo in gioco sul tavolo un elemento la fiducia nelle, nelle nuove generazioni ma la mia domanda è quanto le, eh, manca la fiducia veramente nelle nuove generazioni oppure quanto invece è una generazione, parliamo dei boomers, senza tornare proprio al, al clash generazionale che come emancipazione femminile non lo utilizzeremo, però quanto è quello e quanto invece è eh, la generazione precedente che non vuole dare oppure che non vuole, ha paura di perdere qualcosa che comunque ha acquisito. Ma, eh, devo dire, una questa è una bella domanda perché... Effettivamente, ragioniamo su quello che eh, oggi anche i giovani. Mi fa piacere sentire quello che c'è cioè il professor Rosina sul fatto che c'è una consapevolezza di come la tematica ambientale sia effettivamente una. sia pervasiva nell'idea di mondo, no? Che si sta un po' facendo strada nella, nelle nuove generazioni. Quindi, il, se, se chiede a me, io ho un'enorme fiducia invece nel fatto che le nuove generazioni possano rappresentare. Il pilastro vero di una transizione che ci porterà ad una società in cui si vivrà meglio, in cui ci sarà anche da parte delle imprese, soprattutto da parte delle grosse imprese, un'attenzione alle comunità in cui l'impresa poi opera, in cui si muove. C'è necessità di acquisire una dimestichezza con interessi che sono legati al contesto sociale in cui si va ad operare, che è quello che permette di realizzare un successo di lungo periodo delle grosse imprese. Questa è la sostenibilità, no? preoccuparsi dell'impatto, misurare l'impatto, poterlo rappresentare, poter lavorare su interessi che non sono necessariamente quello dell'azionista di massimizzare il suo valore, ma di fare in modo che la massimizzazione del valore per l'azionista passi per la massimizzazione dell'impatto positivo che un'impresa ha su un contesto sociale ecco tutto questo come le nuove generazioni iniziano un po' ad averlo quasi scolpito in una sorta di codice genetico della generazione nuova pensiamo al fatto che sono diciamo nativi europeisti cioè sono ragazzi cresciuti nati in Europa mentre già la mia generazione che non è quella dei boomers è <ride> quella successiva effettivamente Aveva è nata, noi è cresciuta con un'idea di mondo divisa in blocchi. Oggi, se guardiamo al contesto europeo, quei blocchi in realtà sono diluiti in un perimetro che è quello dei, dei 27 paesi dell'Unione. Che tutto sommato ci permette un po' di considerarci cittadini di un, appunto di questo perimetro più ampio. Per i nostri ragazzi, per i ragazzi più giovani, in realtà, questo è molto istintivo, molto naturale per loro è normale andare a studiare fuori. Fare un pezzo di liceo, andare a fare un pezzo di università, è qualcosa di fisiologico. Questo si associa al fatto che c'è una conoscenza delle lingue e che è un po' più eh, facile per le nuove generazioni. Quindi. La mancanza di fiducia alle volte è quasi una sorta di diffidenza verso le nuove generazioni, è quasi di timore che possano occupare uno spazio che chi è più grande oggi non è più in grado di presidiare. Bisogna essere digitali oggi. Pensiamo al lavoro che si deve fare sulla pubblica amministrazione per la digitalizzazione. Le nuove generazioni sono native digitali. Penso, e qui torno nel mio campo, allo sforzo che si fa per fare in modo che la transizione energetica, quella ecologica, che... Per noi significa efficienza, competitività, significa realizzare il benessere delle comunità in cui operiamo, preservando un modello economico sano che permetta una redditività di lungo periodo stabile, anche perché si va ad intercettare, questo è qualcosa in cui crediamo molto. Il fatto che le nuove generazioni di consumatori, avendo questa sensibilità, sono per certi versi nativi della sostenibilità, come sono state le generazioni immediatamente precedenti nativi digitali. Quindi se combiniamo questo, dobbiamo anche superare una sorta, attenzione, considerando anche un fenomeno demografico, i giovani sono pochi, sono di meno, sta crescendo invece la parte della società che deve necessariamente accedere a sistemi poi di previdenza, di assistenza, che alla fine hanno risorse che ahimè iniziano o possono diventare su lungo periodo scarse. Sotto questo profilo c'è una competizione fra generazioni e la nostra non è in mancanza di io, ho enorme fiducia alle nuove generazioni, ma è necessario vincere da parte di molti una sorta di timore che in effetti si vada con strumenti che le vecchie generazioni non hanno, digitale, le lingue, la percezione dell'Europa, la sensibilità ambientale, vadano appunto ad occupare quello che sarà invece il futuro. Invece io devo, per me, avendo molta fiducia nelle nuove generazioni, è l'opposto, poggiamoci sulle nuove generazioni, aiutiamole attraverso una scuola che capisca quanto è importante avviare appunto verso le materie che servono, facendo quel ragionamento appunto di percorso formativo più complesso più strutturato che abitui i giovani a vivere in un mondo che oggi è sicuramente molto complesso dove anche i lavori sono molto più fluidi ma appunto parto da una fiducia enorme nelle nuove generazioni per vedere in queste loro caratteristiche lo slancio che serve unito appunto a queste passioni quella dell'ambiente e una passione che si tocca che si percepisce quello che serve alle Generazioni più a, che stanno più avanti per riuscire invece a avere fiducia nel loro futuro, perché dal il futuro delle generazioni che oggi hanno un percorso di vita ancora davanti molto lungo, che sono però nel pieno della vita lavorativa, dipende dal fatto che si apra effettivamente il mondo del lavoro per i ragazzi, proprio anche per ragioni di crescita, de, di, di andamento demografico e, e quindi anche di mantenimento dello stato sociale sul lungo periodo. Ecco, Giulia Pastorella cosa ne pensa a proposito di questo? Perché mi pare che le questioni messe in campo da, da Michele Cristosimo sono tante e, e, e interessanti. Ecco, la, il rapporto tra le generazioni, il digitale anche, insomma, eh, cosa ne pensa? <ride> È come dire cosa penso di, di tutto, sono stati toccati moltissimi temi. No, penso che la riflessione uh, sul, uh, sull'importanza e sul cambiamento anche di atteggiamento delle nuove generazioni sia, sia giusta, sia corretta, uh, ma non. Uh, come dire, non, non prescinde da quello che è poi eh, il loro ruolo e il fatto che si sentano comunque, sì, non c'è un conflitto, forse non dobbiamo usare questa parola, eh, però comunque in questo loro cambiamento, in questo loro nuovo idealismo focalizzato sull'ecologia, c'è comunque una sensazione di, eh, di, di rabbia, di impotenza e di dover andare a. Alle volte cercare anche altrove uh, un, un paese e una classe politica che possa ascoltare uh, le loro problematiche e i loro bisogni. Per quanto riguarda l'atteggiamento alla formazione, l'atteggiamento a scuola, è vero quello che diceva uh, Michele, se posso dare del tu, eh, che sono più abituati a pensarsi internazionali. Ma è anche vero che in Italia siamo tra i meno internazionali a livello scolastico, e soprattutto se pensiamo alle nostre università c'è un grossissimo problema di mancata internazionalizzazione, tranne alcune isole felici, forse eh, penso io sono milanese, penso alla Bocconi, ma non solo, ma abbiamo proprio una una mancanza di attrattività per gli studenti stranieri e anche per i professori stranieri. Quindi anche le nostre generazioni di studenti, quelli che partono infatti molto spesso. Eh, sono comunque ragazzi che hanno eh, una situazione spesso privilegiata, hanno magari già avuto occasione di andare all'estero. Quando si dice che partono i migliori, eh, partono proprio quelli con i voti più alti, quelli che sono già più eh, propensi ad andare, ma non è per tutto così. Quindi starei. Eh, starei forse cauta sul dire che siamo tutti europeisti, siamo tutti pronti ad andare a vivere le nostre esperienze all'estero, perché in realtà in, in molti casi non è necessariamente così, o forse non c'è data proprio la, la possibilità. Devo per forza fare una sul digitale, perché lavoro in questo ambito da, da tanti anni e quindi è un, è, è un ambito che, che, secondo me, ha una particolare rilevanza al di là del Covid, dell'accelerazione della. Diciamo della digitalizzazione del paese forzata, eh, credo che si stia arrivando a un nuovo paradigma del digitale che è interessante a livello di possibilità, nel senso che eh, prima si guardava alla tecnologia come eh, essa una possibilità e quindi si. Mh, si è come corso alla ricerca di uh, nuove tecnologie senza veramente guardare ai bisogni umani che ci stavano dietro. Credo che adesso si stia passando a un nuovo paradigma sia a livello europeo dove si è messo l'uomo al centro e si stanno facendo uh, regolamenti e direttive europee sulla eh, tecnologia che partono dal, dal cittadino, partono dai bisogni del cittadino, partono anche volendo dai diritti umani e poi ci costruiscono attorno le leggi che governano il mondo digitale. Ma anche proprio a livello di, di atteggiamento penso anche alle città, alle città smart, prima par si partiva dalla tecnologia, adesso si parte dal cittadino, da, dall'uomo e dalla donna e si costruisce attorno l'idea di tecnologia che serve. Eh, credo che questo sia eh, un, uno shift, quindi un cambiamento necessario, un cambiamento che renderà eh, anche la tecnologia meno invisa alle, sia alle generazioni più, più vecchie, ma anche alle generazioni nuove. Perché sorprendentemente, benché siamo tutti nativi digitali, la, mh, i sondaggi dimostrano che c'è comunque un, quello che si chiama un tech lush, quindi un. Una rivolta contro questi giganti del tech, una mancanza di fiducia, una sensazione che siano fin troppo importanti per le nostre vite, ma che ci sia una perdita di controllo. Ecco, credo che questa perdita di controllo adesso stia, uh, stia diminuendo, grazie all'intervento, uh, appunto, del, sia dell'Unione Europea che degli Stati per dare un perimetro, ma anche dei cittadini e dei giovani che stanno diventando sempre più consapevoli che la tecnologia è comunque un'arma a doppio taglio e, soprattutto, sempre più consapevoli che uh, prima ci deve essere l'aspetto umano e poi viene tutto il resto uh, e tutta la tecnologia. Per cui questa è una, una nota di speranza, secondo me, per, per come evolverà l'economia blu e verde. No? Si parla sempre di green and blue economy. Ecco, per la parte blu. Uh, credo che si stia cercando di arrivare ad un equilibrio e, come diceva anche Michele prima, forse anche per la parte verde, per la transizione ecologica, anche per i lavori verdi, i cosiddetti green jobs, si stia forse arrivando a trovare una, una forma di equilibrio che ci permetterà di diventare sostenibili. Appunto, sostenibili nel blu e sostenibili nel verde. Ecco della parte blu, io uh... Vi anticipo che ne parleremo anche domani, tra l'altro proprio il dibattito avrà il titolo La rete ci rende liberi, domani pomeriggio. Eh, però ecco, la parte green mi riporta al discorso dell'imprenditoria e la domanda che facevo prima, unita anche alle riflessioni che abbiamo appena fatto, ecco, quanto il nostro paese è stato in grado di ascoltare, di avere orecchio insomma, per chi voleva fare questo tipo di, di lavoro? Con sostenibilità, ecco, c'è anche questo fattore. Certo, eh, ci sono degli strumenti nel, nel nostro paese in Europa che sostengono eh, le persone che decidono, le persone giovani che decidono di eh, fare un percorso di vita di questo genere. Eh, ci sono delle misure dei, um, uh, dei piani di sviluppo rurale che sono proprio dedicate a appunto, alle. alle ai nuovi impianti, quindi a quelle che sono le, alla creazione di nuove imprese agricole e in particolare alla multifunzionalità. Perché diciamo, quello che è cambiato rispetto a una concezione più tradizionale del, uh, del lavoro agricolo, è la consapevolezza che mh, bisogna uh, differenziare il più possibile quello che, uh, che si fa. Per, perché eh, questo abbia un significato sia ecologico che economico, perché la differenziazione permette di eh, essere più resilienti rispetto alle avversità, ma anche più versatili nella, nella proposta all'esterno. Ovviamente eh, anche l'università e il CNR sono, fanno, hanno dei percorsi che sono molto molto interessanti di sostegno per eh, le nuove idee di imprenditoria agricola, e, con tutta una serie di eh, sviluppi rispetto all'agroforestry e alla, appunto a una concezione che mh, consente di non utilizzare il mh, la terra come qualcosa da cui estrarre ma qualcosa che eh, uh possa servire a restituire e quindi esistono appunto bisogna avere la cortezza di coglierli e ehm, l'intelligenza anche di non, non riusci, di, di non essere impastoiati in percorsi invece che sono più rigidi di eh, legati alle monoculture eh, ci sono tantissimi fondi che ehm, appunto cercano di soppiantare quello che era eh, un una, una vecchia monocultura come Poteva essere quella del grano, con altre monoculture, come per esempio quella dei noccioli che sta prendendo un, un grande abbrivio molto preoccupante dal punto di vista ambientale. Però appunto con intelligenza e discernimento e senza cadere in logiche che sono vecchie ormai, ma con del, uno sguardo che sia più. Ehm, contemporaneo, consapevole e creativo. Ci sono molte strade che possono essere percorse. Una cosa estremamente importante è la creazione delle reti, la, mh, reti sia personali che imprenditoriali e eh, di relazione con il terzo settore, con eh, le organizzazioni non governative, che permettono di mettere a sistema una serie di eh, competenze, Uh, professionalità e uh, risorse che vengono messe a disposizione incanalando uh, il lavoro di persone che per esempio hanno delle difficoltà nel reinserimento oppure dei giovani migranti oppure di persone che hanno avuto difficoltà precedenti di vita e che eh, eh, poi vengono, trovano nuove strade attraverso questo tipo di inclusione. Eh, avendo occhi attenti si riescono a fare dei percorsi che sono eh, sia eticamente diciamo, eh, validi ma anche economicamente significativi. Ecco sul tema poi dell'ambiente lo abbiamo detto lo ripetiamo ancora eh, proprio i giovanissimi stanno dimostrando sì, sì. ecco una eh, la volontà di essere ascoltati l'importanza eh, anche del loro messaggio qualcuno anche avrete visto anche l'intervento alla COP26 di Sir David Attenborough che è un ultra novantenne però ha detto cose oh. che eh, probabilmente più di tanti altri ha, ha prestato orecchio allora io coerentemente con il titolo di nostro, questo nostro dibattito eh, chiedo eh, di chiudere Ilaria potenza perché volevo, eh, la domanda è cosa devono fare i giovani adesso perché vengano più ascoltati e mi riallaccio all'esempio dei due ragazzi che aggiustano la bicicletta fatto dal professor Rosina Prima a proposito della proprio dell'attenzione all'ambiente di cui si è tanto parlato a tal proposito ricordo proprio che il social per eccellenza associato alla generazione Z, che è TikTok, nato nel 2016, è davvero il social in cui mh, è davvero esploso un, un vero e proprio movimento dal basso ambientalista e eh, che racconta al meglio davvero quella che è proprio una sfida generazionale a questo punto, io la definirei proprio in questi termini. E mh, quindi da, da essere, il social associato ai lip sync, quindi ai balletti in cui si associa il labiale a delle musichette o a dei video davvero goliardici è diventato invece il social in cui si veicolano davvero messaggi eh, un vero, cioè una vera e propria forma di attivismo ecco la cosa importante su cui bisogna tenere gli occhi aperti è che questo attivismo non diventi il cosiddetto slack, slack, slack activism, cioè il cosiddetto attivismo dei fannulloni e quindi che diventi soltanto e che resti più che altro una, uh, una bolla mediatica eh, che è appunto, mh, e che poi non abbia dei riscontri nella, nella realtà. Ma questo mh, onestamente mi sembra una, una prospettiva poco probabile e in questo senso rientra anche quella sorta di pregiudizio di cui parlavamo anche prima, che è un po' pregi un pregiudizio che ci portiamo. Tutti dietro, se penso anche ad Hemingway che in Festa Mobile, che è stato tra l'altro un suo romanzo pubblicato postumo nel 64, lui parla eh, proprio in una in un dialogo con uno dei una delle sue mentori, parla proprio di generazione perduta. Quindi è un discorso che ci portiamo davvero avanti da, da sempre e eh, un po' di appunto di. Mh, Uh, come dire, di, di diffidenza. Ecco perché dicevo, parlavo di quell'attivismo dei fannulloni. Non credo che sia questo il caso, proprio perché uh, le, le risorse sono, sono tante, soprattutto l'attenzione è, è altissima. È un'attenzione anche che viene dimostrata dai ragazzi anche nelle scelte che fanno nel quotidiano, dalla, anche dalle scelte uh, dell'abbigliamento. Adesso non si dà eh, nella fiducia che si dà anche ai brand. Eh, I ragazzi fanno molta attenzione anche a quello che si compra per eh, fare delle scelte coerenti proprio in base ai loro ideali, alle loro eh, prospettive dedicate proprio all'ambiente, dedicate alla, ai discorsi anche del femminismo che facevamo prima. Quindi insomma, ehm, cosa devono fare quindi per farsi ascoltare? continuare a, uh, ad essere uh, un po' a sganciarsi un po' anche da queste, uh, da queste logiche um, essere quasi visti come degli alieni che a tutti i costi devono dimostrare qualcosa uh, necessariamente ma semplicemente continuare a stare dentro al cambiamento perché effettivamente è questa la, uh, è questa la prospettiva in cui, in cui siamo tutti alla fine è, è, è davvero non, non, la, la dimostrazione sta proprio nel, nel continuare ad utilizzare quelle che sono le, 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 le nuove prospettive in maniera consapevole, in maniera anche eh, leggera, eh, senza appunto farsi schiacciare da questo eh, anche dalla, dalla necessità di, di, dover, di dover stare dietro alle aspettative degli altri. Ecco, quindi essere davvero sereni nel continuare a eh, a fare quello che stiamo facendo, insomma, a seguire questa onda blu e verde che a mio parere è quella che farà la differenza in futuro. Allora, grazie, un applauso ai nostri ospiti, grazie all'Area Potenza, a Margherita Cristiani, al professor Rosina, a Michele Crisostomo in collegamento e anche a Giulia Pastorella in collegamento con noi. Eh, chiedo al pubblico di restare ancora qualche istante, un attimo di teatro, poi ci rivediamo per i saluti. Grazie. Quando ero piccolo io, i bambini non erano ammessi alla tavola dei genitori, fino a che non si sapessero comportare. Eh, I genitori volevano mangiare e parlare in pace. I bambini a tavola danno fastidio, interrompono, reclamano attenzione. Io non so dire se fosse giusto o sbagliato escluderli dalla mensa dei grandi, certo, era funzionale. E secondo la mia esperienza lo era anche per noi, per i bambini. Ah. A casa dei miei nonni, al mare, nelle interminabili sere d'estate, mio fratello e io cenavamo prima, ah. in cucina o meglio ancora sul terrazzo, ah. seduti a un piccolo tavolo di ferro rosso e bianco, godendo di un menù speciale che ci esentava dai minacciosi orrori allestiti per la cena degli adulti. Ah. Di solito ci preparavamo, ci preparavano minestrina. Ah. Eh? La prediletta era di Semolino, semolino. con molto parmigiano mm. e sogliola. La pesca a fettine, a volte il lussuoso creme caramel scodellato mm. da uno stampo a spicchi. No. Gli adulti a turno venivano a trovarci e ricordo con gratitudine la brevità dell'ispezione. I sorridenti monosillabi eh, hello, no, con i quali sbrigavano la pratica facendo tintinnare in una mano il drink ghiacciato. La prospettiva, mentre loro sparivano in sala da pranzo, di rimanere lì a leggere in pace Topolino oh. su un asdraio. Oh. Tra lo stridio delle rondini, nella luce scemante. Era... Uno dei rari momenti in cui il tempo immobile della mia infanzia rivelava in un anticipo premonitore il suo incomprensibile consumarsi. Ma eh, bastava l'avvento della notte, con tutte quelle stelle in festa, le luci delle barche sul mare. E il crepitio e il puzzo delle zanzare e delle falene folgorate dalla graticola azzurrastra sorpresa sul muro del terrazzo a cancellare ogni malinconia, a restituirmi all'interminabile felicità dell'estate. La falena. La falena, sei... eh, certo, più lunga ripensandoci mi rendo conto di aver interpretato quelle cene appartate non come un'esclusione ma come un'esenzione fino a che potevo mangiare semolino soglio le creme caramel con mio fratello tra le rondini che sfioravano il terrazzo voleva dire che potevo rimanere un bambino che ero un bambino che avrei potuto rimandare quelle conversazioni impegnative, spiritose, sì, eh, ma tratti nervose che impegnavano gli adulti. Mi bastava godere di quelle parole complicate, il vago riverbero che arrivava fino alla mia sdraio, certificava, quel riverbero sonoro, la presenza rassicurante degli adulti, gli addetti, alla mia cura, eh, i miei protettori, del loro mondo io ero ai margini, ma non esiliato, ero incluso nell'aura della grande famiglia, ma lasciato nella mia periferia di luce calante, di meditabonda ignavia, di irresponsabilità. Eh, bambino, un bambino che conta gli spicchi del cran caramel, che si chiede quanti ne potrà mangiare quanti suo fratello e che ancora non sa per sua fortuna e sua salvezza di spirito che contando quegli spicchi e valutando la fame del fratello prepara la lotta della vita adulta lo smaniare dei grandi la sopraffazione e il potere eh. Ripenso con rimpianto a quella felice marginalità infantile, a quella pre-vita così densa di profumi, di beate solitudini, di tempo vuoto e silenzioso. Quando assisto alle omissioni o alle complicità degli adulti nei ristoranti di fronte a schiamazzi e corse forzennate dei loro piccoli cari resi isterici da una promiscuità imposta e priva di qualunque assetto, di qualunque educazione. O quando assisto al triste esibizionismo di bambini che la volgarità sentimentale dei genitori trasforma in miniature di adulti. Ah scaraventati in pasto alla loro acerba vanità e al voyeurismo infanticida dei grandi. Dal settore del mio cervello, dove siedono come in un parlamento in miniatura i reazionari in quota alla mia sensibilità e alla mia esperienza, si constata severamente che ogni crollo di ordine è un inevitabile crollo di bellezza. E prima che nuova bellezza intervenga a dare ordine e respiro alla vita di tutti possono passare molti anni o anche molte generazioni e i progressisti eh e i progressisti non sanno come replicare e chiedono la sospensione della seduta Allora, chiamo gli attori qui sul palco che adesso ringrazieremo, intanto un grazie naturalmente a voi, al pubblico che ci ha seguito da casa in streaming, al teatro, ai sostenitori, all'editore La Terza e eh, vi ricordo naturalmente che domani l'appuntamento è alle 17.30, il lavoro e l'impresa tutti verdi e digitali, ve l'avevo anticipato anche poco fa, l'altro tema è la rete ci rende liberi, intanto attendo, attendiamo gli attori che eh, arrivano eh, proprio qui. E naturalmente vi ricordo anche che l'appuntamento per domenica sarà al Forum eh, Monzani. Gli attori stanno arrivando: Simone Francia, Michele Lisi, Maria Vittoria, Scarlattei. Giusto, tempi tecnici di arrivo, eccoli qui stanno arrivando. La regia di riccardo frati ringraziamo anche lui ed ecco i nostri attori stiamo arrivando Maria... eravamo da su Michele si è disperso eccolo ma arriva faccio anche le visite guidate ma mi sono perso bravo le... grazie, grazie. grazie 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 a voi appuntamento domani